E iniziamo. Noi ci automoderiamo, vero? Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi, insomma, di aver deciso quindi di partecipare a questo incontro con cui il Forum degli Allievi intende gettare un primo sguardo su una realtà che chiaramente ci è particolarmente vicina e che tuttavia molto spesso conosciamo solo in maniera approssimativa, e cioè chiaramente la realtà, come avete capito, del Medio Oriente. Ci è sembrato che un incontro del genere potesse essere tanto più necessario oggi, quando di Medio Oriente si parla ormai quotidianamente, diciamo, sui giornali e la televisione, ed è forte il rischio, diciamo, di prestare ascolto a slogan propagandistici e a semplificazioni più delle volte indebite. Una realtà, appunto, questa medio orientale che conosciamo troppo poco, che spesso capiamo ancora meno, ed è per questo che abbiamo scelto di parlarne con due esperti, che sono, già non c'entriamo più, che sono Arturo Marzano dell'Università di Pisa e Mattia Toaldo dello European Council on Foreign Relations. Arturo Marzano è stato allievo ordinario e perfezionando del Sant'Anna, ha dunque proseguito gli studi tra Gerusalemme, Parigi e l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, spero di non sbagliare nulla. Si occupa di storia del sionismo, dello Stato di Israele, del conflitto israelo-palestinese, dei rapporti fra Europa e Medio Oriente nel Novecento. Il suo ultimo libro è uscito, scritto a quattro mani con Guri Schwarz, verte sul conflitto israelo-palestinese e l'Italia, ed è stato pubblicato da Viella nel 2013. Mattia Toaldo invece ha conseguito il dottorato di ricerca in storia delle relazioni internazionali presso l'Università di Roma 3, collabora con numerosi quotidiani e periodici, tra cui l'IMES, e in particolare di l'IMES, membro del Consiglio Scientifico da 2013, si è occupato soprattutto di Libia, di conflitto israelo-palestinese, di terrorismo e di politica americana in Medio Oriente. Nel 2012 ha pubblicato per Routledge un volume, che è stato appena riedito in versione paperback, sugli interventi americani in Libano e in Libia nella prima metà degli anni Ottanta. Il volume è questo qui, che appunto è stato presentato questa mattina anche al Dipartimento di Storia dell'Università. Come d'abitudine per il forum, per chi di voi già lo conosce, quello che vogliamo proporvi non è una lezione, diciamo, frontale di tipo cattedratico, quanto una sorta di dialogo in cui i nostri relatori, che qui ringrazio per aver accettato con entusiasmo il nostro invito, saranno disponibili anche a interloquire chiaramente con il pubblico e rispondere alle vostre domande dopo i loro interventi. Quando abbiamo pensato per la prima volta all'organizzazione di un incontro sul Medio Oriente, ci siamo trovati di fronte chiaramente alla possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di temi che sarebbe stato interessante affrontare, e non c'è bisogno che stia qui a farne l'elenco, insomma si possono chiaramente immaginare il fondamentalismo islamico, il conflitto israelo-palestinese e quant'altro. Sarebbe bello, anzi, vista la partecipazione, direi che sarebbe particolarmente opportuno, e questa infatti è una proposta che faccio chiaramente agli altri membri del forum che sono qui presenti, che questo incontro non fosse che il primo, diciamo, di un ciclo di incontri destinati ad approfondire la realtà medio orientale, ma di questo chiaramente ci sarà modo di parlare. Ad ogni modo, quindi, la soluzione che abbiamo trovato è stata quella di una prima riflessione, di un primo incontro che guardi al Medio Oriente di oggi per come esso è emerso dalla cosiddetta primavera araba del 2011. Si tratta, va da sé, di un tema che meriterebbe uno spazio molto più ampio di quello che possiamo dedicargli questo pomeriggio, ma cercheremo comunque di entrare nel tempo e direi anche nello spazio limitato che ci è concesso, nella complessità di un evento, o meglio di una serie di eventi così carichi di ambiguità, che occorrerebbe ovviamente indagare anche con riferimento ai singoli contesti nazionali. Quello che ci proponiamo quindi è il compito, diciamo, di valutare il ruolo che le vicende del 2011 hanno giocato nella definizione di un nuovo panorama geopolitico nel bacino mediterraneo. Credo di avervi già rubato abbastanza tempo, quindi vi ringrazio ancora per essere intervenuti così numerosi e cedo molto volentieri la parola ad Arturo Marzano. Grazie. Dunque, allora, intanto grazie a tutti per l'invito, e sono un po' intimorito dalla quantità di gente, spero di non deludere le aspettative. E, allora, io parlerò circa una mezz'oretta e farò un inquadramento, diciamo, storico-politico. E non so se riuscirò a entrare nella complessità del Medio Oriente, perché cercherò di andare un po' con l'accetta, però mi auguro che almeno nel dibattito poi ci sia la possibilità di tornare sopra su alcuni argomenti. E io ho chiamato il mio intervento Le fratture nel Medio Oriente contemporaneo, religione, politica e società, e sono stato a lungo incerto se
attaccare con la religione e poi mette dopo la politica e la società, perché non voglio dare l'impressione che il Medio Oriente sia soltanto attraversato da questioni religiose. La religione è sicuramente importante, ma è ancora più importante la politica che utilizza quella religione, ed è chiaro che gli elementi economici, culturali, sociali sono anche importanti per capire come mai sostanzialmente la situazione è così complicata. Credo che come fratture ce ne possano essere identificate tre, e quindi andrò a illustrare queste tre fratture, perché tutte le situazioni che avvengono oggi hanno a che fare con l'intreccio di queste fratture, per cui ognuna, come dire, si somma a quelle altre. La prima frattura è quella, mi vorrei dire, classica, cioè quella su cui molta gente batte, è quella, cioè la divisione fra sciiti e sunniti, ed è realmente, penso, il grande contenitore, cioè all'interno del Medio Oriente. Credo che partire da questa aiuti a capire tutta una serie di situazioni. La seconda è quella invece che riguarda le fratture all'interno dell'Islam sunnita, e all'interno di questo processo, che tanta gente l'ha chiamata così, che si può chiamare la wahabizzazione dell'Islam sunnita, il che vuol dire questo grande trend per cui, e poi vediamo cos'è il wahabismo, che soffia dall'Arabia Saudita e sta in qualche modo condizionando l'intero Islam sunnita con varie reazioni interne. Questa è la seconda grande frattura. E la terza frattura l'ho chiamata la crisi dello Stato nazionale arabo, che è una crisi che quantomeno, non so se quantomeno, comunque no, che si può, come dire, per un'analisi si può tornare all'impero ottomano. Quindi con il crollo dell'impero ottomano si innestano dei processi che portano progressivamente a nascere lo Stato nazionale arabo, e che è in grossa crisi, sembra una battuta da avanzi, ma e che è chiaramente problematico, e all'interno dei singoli stati nazionali che stanno in qualche modo saltando, perché, come dire, la Siria, l'Iraq sono molto problematici. Credo che analizzare all'interno dei singoli stati nazionali cosa sta accadendo fa capire la complessità. Quindi queste tre fratture vanno messe una sopra l'altra. Partiamo dall'Islam, dalla differenza, dalla frattura fra Islam sunnita e Islam sciita. In termini numerici, l'85% del mondo islamico è Islam sunnita, il 15% Islam sciita. Non entro nelle questioni dottrinali, l'imamato, la morte di Mohammed, VII secolo, eccetera. Quello che è interessante è che comunque più o meno questi gruppi sono andati avanti nel corso dei secoli, più o meno pacificamente, poi semmai Mattia mi smentisce, mentre a partire dal 79-82 le cose hanno progressivamente cominciato a peggiorare. E perché il 79-82? Perché 79 è, si diceva stamattina in facoltà, è l'anno della rivoluzione islamica in Iran, avvengono anche altre cose, ma ci torniamo dopo. Quindi con la rivoluzione islamica in Iran, con un primo stato in cui per la prima volta l'Islam politico ce la fa e quindi diventa soggetto cruciale, e tutto il mondo islamico inizia a interrogarsi su che cosa significhi una repubblica islamica e soprattutto sulle conseguenze che la rivoluzione islamica porta. Come tutte le rivoluzioni, almeno la francese e quella russa, insegnano, il vento, insomma, che dallo Stato soffia verso l'esterno è sicuramente rilevante. Quindi tutto il Medio Oriente è come dire, caratterizzato dalla volontà di Khomeini, in generale dell'Islam sciita, che dall'Iran soffia, a mobilitarsi. E quali sono i primi paesi in cui avviene la mobilitazione? Direi, qui ho messo l'82, è il Libano. Il Libano complicatissimo, si parla delle Marche questa mattina. Il Libano è, come dire, uso questa parola costantemente perché ogni paese è praticamente complicato. Nel Libano c'è fondamentalmente una maggioranza sciita che ha però uno scarso ruolo politico all'interno del sistema confessionale istituzionale libanese, che vede come gruppi prevalenti, come dire, con un ruolo maggiore politico, i cristiani, in particolare i maroniti e i sunniti.
Allora, la mobilitazione dell'Islam, degli sciiti in Libano, sommato con l'invasione da parte di Israele del sud, insomma centro del Libano, porta a un primo grande, come dire, scossone, e porta poi a questo asse che ha a che fare chiaramente con tutti i contatti transnazionali, culturali, familiari che già esistevano fra il sud del Libano in particolare e l'Iran, porta a questa nascita di un asse politico tra l'Iran e Hezbollah, il partito di Dio, che è soggetto fondamentale nella politica libanese. Come dire, l'altra grande data è il 2003, ne salto altre. 2003, ovviamente, la seconda guerra del Golfo, cioè l'invasione da parte degli Stati Uniti dell'Iraq, il crollo del regime di Saddam Hussein, e quindi come dire, un altro, anzi dopo l'Iran, che il Libano lasciavano stare per adesso, uno stato in cui gli sciiti prendono il potere. Dal 2003 l'Iraq è un altro stato del Medio Oriente in cui gli sciiti diventano al potere, dopo essere stati per anni maggioranza della popolazione ma minoranza in termini politici. E quindi è chiaro che col 2003 anche l'Iraq entra in questa logica di divisione forte sciiti sunniti, con come spesso accade in Medio Oriente ma anche in altri contesti, due superpotenze regionali, Arabia Saudita e Iran, che si contendono fondamentalmente l'Iraq. L'Arabia Saudita chiaramente è stato sunnita, che appoggia i sunniti, e l'Iran che appoggia gli sciiti, anche qui per vari legami culturali, religiosi, politici. Per cui all'interno delle primavere arabe, qui arriviamo un po' sugli eventi un po' più recenti, oltre all'Iraq complesso e al Libano, che è un po' congelato ma in cui comunque gli scontri fra sciiti sunniti rimangono, abbiamo altri due paesi in cui questo scontro si legge in maniera chiara. Uno è Bahrain, rivolto nel 2011, maggioranza sciita che si ribella alla minoranza sunnita, e l'altro paese è, che non si vede, che è un po' più in basso, lo Yemen, che è sotto gli occhi di tutti, in corso una guerra civile con ingresso di potenze regionali, sauditi ed Egitto in particolare, con questa guerra in corso fra sunniti e sciiti. Non entro nelle questioni dottrinali, gli zaiditi, settimane, dodecimani, lasciamo perdere, come dire, esistono poi anche all'interno del mondo sciita chiaramente tante differenze, ma non c'entriamo. Quindi, secondo me, una fotografia molto veloce, anche forse un po' superficiale, del Medio Oriente è questo. Gli scontri di questo periodo si possono leggere sicuramente con questa frattura, secondo questo prisma. Non ho citato la Siria, lo lascio stare, poi se mai cito una Mattia se vuole, o comunque poi ci vanno nel dibattito. Seconda frattura all'interno dell'Islam sunnita. Anche qui non posso entrare troppo, però sostanzialmente, se anticipiamo un po' l'Ottocento, cerchiamo un po' di leggere la storia del Medio Oriente tra 800 e 900, la grande questione è il rapporto fra Islam e modernità, cioè come fondamentalmente l'Islam e i territori che iniziano a essere sotto progressivamente sotto controllo coloniale da parte dell'Europa, come questi paesi, come questa popolazione si rapporta davanti a quello che è evidente, cioè la superiorità tecnologica, militare, economica, militare dell'Europa. Qui partono tutta una serie di pensieri, pensatori, riflessioni, eccetera, ed è qui che fondamentalmente nasce il movimento salafita.
che viene spesso citato, Salaf anziani, cioè l'idea che in qualche modo si debba andare a capire quali sono le radici dell'Islam, trovando nell'inizio dell'Islam, cioè negli anziani, in coloro che sono legati a profeta Muhammad del VII secolo, la risposta per la crisi in cui versa il Medio Oriente e l'Islam, il mondo arabo, il mondo islamico, come dire, tutto quello che qui vediamo, cioè il Nord Africa, cioè il Maghreb, il Mashrek, cioè la mezzaluna fertile, e volendo possiamo anche andare più avanti verso il Pakistan, Afghanistan. Per cui all'interno del mondo sunnita si apre una grande riflessione su cosa, come confrontarsi con l'Europa. E quindi nasce una grande frattura fra coloro che, e uso i termini di Massimo Campanini, coloro che credono nella modernizzazione dell'Islam e coloro che invece, salafiti in particolare, che credono nella islamizzazione della modernità. E questa frattura è quella che poi contrappone mondo laico e mondo secolare e mondo, come dire, religioso all'interno di questi paesi, ed è da qui che nasce l'idea dell'Islam politico, cioè l'Islam è la risposta politica da dare alla situazione di crisi in cui versava e versa il Medio Oriente. È da qui che nascono due grandi filoni che possiamo chiamare sostanzialmente i movimenti islamisti neotradizionalisti dal basso, cioè coloro che credono che per arrivare a far avere un ruolo all'Islam nella politica bisogna partire dal basso, cioè bisogna progressivamente andare avanti con la islamizzazione graduale della società fino ad avere poi, come dire, uno Stato islamico che è la sola risposta alla crisi. E tra questi l'esempio forse più utile, più noto, è la Fratellanza Musulmana, che ha tutta una serie di suoi percorsi, tutta una serie di suoi personaggi, protagonisti. Anche la Fratellanza Musulmana è pervasa da scontri interni, e la Fratellanza Musulmana è quella che poi fondamentalmente arriva a vincere le elezioni post crollo di Mubarak in Egitto e ottiene per un annetto e mezzo il potere in Egitto. E è importante tenere distinta la Fratellanza Musulmana dai salafiti, perché se a livello dottrinario troppa differenza non c'è, però come dire, la Fratellanza Musulmana nel corso dei decenni ha in qualche modo, Mattia poi correggimi se sbaglio, ha in qualche modo accettato il principio della democrazia, cioè il principio di entrare nell'arena politica, lottare per i singoli voti e quindi poi vincere le elezioni. E i salafiti no. L'idea dei salafiti è in qualche modo, e qui vengo all'altra grande filone, abbiamo detto i neotradizionisti dal basso, e possiamo chiamare i cosiddetti islamisti radicali coloro che in qualche modo ritengono che per raggiungere lo Stato islamico si debba in qualche modo partire dall'alto e forzare la mano. E questo vuol dire, come dire, questo ha molto a che fare chiaramente col pensiero, come dire, dell'elite un po' leninista per certi versi, ha a che fare sia con un aspetto di violenza, quindi con l'idea comunque che si possa con la violenza iniziare a cambiare le cose, e quindi tutti i gruppi, groppuscoli islamisti radicali, tra cui possiamo mettere Al-Qaeda e tanti altri, nazionali o transnazionali che siano, e invece coloro che, come dire, spalleggiati in particolare dai sauditi, e qui torniamo poi ai wahhabiti, credono che in qualche modo dall'alto si possa condizionare in realtà, in quanto imporre il proprio potere e arrivare verso uno Stato islamico. Questa seconda frattura all'interno dell'Islam sunnita, che poi sono tante fratture al loro interno, laici religiosi, le diverse componenti dell'Islam politico, sono però tutto quanto l'Islam sunnita è caratterizzato da questa wahhabizzazione, cioè dall'idea che è l'Islam wahhabita, come dire, teorico di fine sette, primi dell'Ottocento, che in qualche modo fa un'alleanza con la casa saudita, e che poi quando nel 1932 i sauditi ottengono il potere nella penisola arabica e costruiscono questo nuovo stato, appunto l'Arabia Saudita, hanno uno sponsor politico, per cui
il movimento wahhabita è lo sponsor del regime saudita, il regime saudita è lo sponsor del movimento wahhabita. E con questa idea di un Islam piuttosto intransigente, che si lega a scuole dell'Islam sunnita piuttosto conservatrici, che l'Arabia Saudita, come dire, promuove. E promuove nel corso degli anni, come dire, in particolare direi 50, 60, 70, 80. Nel senso che i sauditi sponsorizzano, ed è chiaro che quanto più gli introiti petroliferi aumentano, tanto più hanno strumenti per poter finanziare. E qui entriamo un po' nel discorso, ci avviciniamo verso il terzo punto, cioè come dire, nel corso degli anni 50-60 si assiste a un grande scontro nel Medio Oriente tra due modelli sostanzialmente, quantomeno nel mondo arabo, quindi lasciamo stare la Turchia, lasciamo stare Israele, lasciamo stare l'Iran, tra il modello egiziano, quindi come dire uno stato diciamo riformista in qualche modo, e tra un modello che guarda in qualche modo all'Unione Sovietica, che poi è il modello di Nasser, è il modello del come dire dell'arabismo laico socialista, quindi una repubblica, e l'idea quindi di un ruolo di uno stato che abbia un partito laico socialista al potere. L'Egitto cerca in qualche modo di diventare il punto di riferimento di una parte del Medio Oriente, e si contrappone all'Egitto l'Arabia Saudita, che invece è una monarchia appunto con un forte sostegno di questo wahhabismo, che invece prova come dire a bloccare l'avanzata egiziana. Questa è quella che viene chiamata in gergo la guerra fredda araba, che dura fondamentalmente diciamo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Quando poi l'Egitto di Nasser nel 67 viene sconfitto da Israele, ecco che poi arriva qui Israele, a quel punto il modello del panarabismo laico socialista entra in crisi, e con gli shock petroliferi del 73, come dire, c'è l'altro pezzo, e quindi anni 70 sono anni in cui i sauditi fondamentalmente diventano i grandi protagonisti del mondo arabo, anche perché c'è un'alleanza forte con gli Stati Uniti, e quindi il finanziamento del come dire, wahhabismo circola e arriva in tutti quanti i paesi. Forse sulle charities ci tornerà Mattia, come dire, i wahhabiti finanziano, i sauditi finanziano, e i vari gruppi nei vari paesi del Medio Oriente hanno fondi per poter fare un'operazione sociale, per cui con scuole, università e tante altre cose, le mense, gli asili, eccetera, eccetera. E con gli anni 80, e qui torniamo a forse 79, con gli anni 80, oltre a questo finanziamento culturale, arriva un finanziamento militare, perché il 79, dicevamo prima, è l'anno della rivoluzione islamica, nel come dire, gennaio-febbraio, come dire, Khomeini arriva in Iran, e a dicembre c'è l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Quindi gli anni 80, come dire, sono eredità degli anni precedenti, con in più la questione dell'Afghanistan grossa, e con l'idea che si debba andare a combattere il comunismo in Afghanistan. E come spesso dico a lezione, c'è questo triangolo che si forma tra gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e il Pakistan, per cui il Pakistan in qualche modo mette le infrastrutture scolastiche, diciamo, di scuole e campi, diciamo, di training militare, gli americani danno la loro benedizione e comunque sostegno tecnologico e militare, i sauditi pagano. Per cui questa wahhabizzazione dell'Islam sunnita, che ha avuto negli anni 50, 60, 70 e 80 il grande boom, e con tutto quello che poi porterà in qualche modo alla nascita di grandi movimenti, grandi gruppi terroristici, in particolare Al-Qaeda. Vado un po' velocemente, però dire, questa è la seconda grande frattura.
E la terza grande frattura è questa che ho detto prima, cioè la crisi dello Stato nazionale arabo. Cioè con il crollo dell'impero ottomano, l'impero ottomano ha perso pezzi nel frattempo, perché chiaramente il colonialismo è arrivato nel Nord Africa, con la 19, con la fine della prima guerra mondiale, l'impero ottomano salta sostanzialmente, per cui rimane in qualche modo solo il territorio della penisola anatolica, poi dove arriverà la Repubblica Turca, e sul resto dell'ex impero ottomano nascono poi i famosi mandati e la presenza anglo-francese. A parte questa presenza anglo-francese, quello che è interessante è, e questo è molto importante, è il passaggio da uno stato, da un impero multietnico, multinazionale, che aveva tutta una serie di suoi problemi, e chiaramente il genocidio armeno è figlio di quei problemi nei rapporti fra etnia turca come dire, maggioranza araba sottoposta poi al controllo turco. Il passaggio da un impero multinazionale multietnico agli stati nazionali fa sì che si ponga sul tavolo il problema grosso del rapporto con le minoranze, e questo è chiaramente importante, perché se non si capisce la difficoltà del rapporto fra maggioranza e minoranze, non si capiscono tutta una serie di tragiche vicende contemporanee che hanno a che fare con la Siria, con l'Iraq e con fondamentalmente con la fine delle comunità ebraiche secolari nel mondo arabo-islamico tra gli anni 50 e 60, e non si capirebbe il dramma del cristianesimo orientale in quelle terre, in questi anni e poi in questi ultimi mesi. Quando l'Iraq diventa indipendente nel 33, e qui c'è un articolo bellissimo di Susan Peterson che io do ai miei studenti, forse Cristiano se lo ricorda, quando l'Iraq diventa indipendente c'è il primo massacro, primo come Iraq indipendente, degli assiri. 3.000 assiri vengono massacrati dalle truppe sunnite. Quindi, come dire, il passaggio dall'impero ottomano alle stati nazionali è la grandissima difficoltà da parte della maggioranza a confrontarsi con le minoranze, oppure della minoranza al potere, per esempio in Iraq sunnita, a confrontarsi con la maggioranza sciita. E questa è una costante di tutto il Medio Oriente. Qua ci possiamo infilare anche la Turchia, possiamo infilarci anche Israele, chiaramente col 48 palestinese. Qui insomma, gli storici parlano di questo Medio Oriente europeo tra il 12 con le guerre balcaniche e il 53. Tutta la zona che va dall'est Europa fino all'Asia centrale sono caratterizzate da, e lo sappiamo, deportazioni, migrazioni forzate, stermini, genocidi, Shoah e tutto il resto. Il rapporto con le minoranze diventa un banco di prova su cui tuttora si incagliano i vari stati nazionali. E l'altra crisi dello Stato nazionale ha a che fare poi col processo di decolonizzazione, quindi quando post 45, 46, 47, 48, 56, 63, gli stati arabi diventano indipendenti, a quel punto si pone il problema di che tipo di stato costruire, con il problema delle frontiere. Il Medio Oriente moderno in qualche modo nasce nel 1922, con, come si vedono insomma qui, le frontiere vengono tagliate più o meno a tavolino, il problema delle frontiere che artificiali è poi quello che, di cui si parla, si discute negli ultimi mesi, cioè il fatto che la Siria e l'Iraq sostanzialmente siano in qualche modo un po' saltati come stati, come li conoscevamo ex post impero ottomano. Vado a chiudere entrando poi nell'aspetto velocemente socio-economico.
la grande ondata del panarabismo di Nasser, che ha il suo corrispettivo nel partito Baath in Siria e in Iraq, cioè di un partito arabo tendenzialmente laico più o meno, diciamo, e socialista, fa sì che nascono una serie di stati in cui lo Stato, appunto, o il partito unico a dirigere. E nel momento in cui anni 70-80 invece si va verso una liberalizzazione e privatizzazione, a quel punto si innescono dei meccanismi che passano quelle alle radici delle cosiddette primavere arabe, che portano alla formazione di famiglie o clan che detengono pezzi importanti del potere economico, sicuramente in Egitto, in Iraq, in Siria, che chiaramente a cui corrisponde una massa di popolazione che chiaramente non detiene alcun tipo di potere economico, e questo comunque anche è figlio di questa crisi nello Stato nazionale arabo, una crisi appunto che è sociale ma anche economica, e che sostanzialmente tra anni 70 e anni 80 fa sì che poi si arrivi ai problemi degli anni 90, esplosi fondamentalmente nel decennio post 2000, e che poi sono tutte le contraddizioni che poi sono, come dire, confluite nelle primavere arabe. Per cui quello che si assiste in, per certi versi, qui chiudo, fra l'11 e il 15 è, come dire, tutta questa serie di nodi che arrivano al pettine: la questione sunnita sciita, le fratture all'interno dell'Islam sunnita, e la questione della tenuta degli stati arabi in termini politico, economici e sociali, e tutti questi meccanismi insieme. Lo Yemen è sicuramente uno dei paesi in cui le primavere arabe sono intrecciate con questa guerra fredda araba, che poi è culminata in una nuova guerra. Interessantemente, Egitto e Arabia Saudita, che erano nemici negli anni 50-60, ora sono affiancati in Yemen contro a favore dei sunniti contro gli sciiti. Quindi tutti quanti questi paesi sono in questo momento caratterizzati da questi tre grossi fratture, che sono in qualche modo arrivate cui nodi sono arrivati al pettine, e quindi la complessità e la grande confusione, la grande difficoltà di orientarsi in quanto sta accadendo. Io mi fermerei e bene, passo la parola a Mattia. Vieni qua. Devo venire qua? Sì. Meglio per il microfono. Prima di tutto grazie per l'invito, sono quasi emozionato a parlare qui in normale. Vi ringrazio anche per aver ricreato un microclima da capitale araba, sia come temperature che come affollamento, quasi degno della striscia di Gaza, devo dire. Io ho un compito un pochino più facile rispetto a quello di Arturo, che doveva raccontarvi più o meno 1500 anni di storia in mezz'ora. Io dovrei raccontarvi invece le radici più prossime dell'incendio odierno, perché di incendio si può parlare. Se voi guardate questa cartina, vedete che il Mediterraneo, dalla sponda opposta rispetto a quella che ci troviamo, è in realtà un grande cerchio di fuoco e di guerre. C'è una guerra in Libia, c'è una situazione di fatto di guerra nel Sinai, c'è sicuramente una situazione di conflitto a bassa intensità in Israele e nei territori occupati palestinesi, e c'è il grande epicentro della Siria e dell'Iraq, che produce conseguenze su praticamente tutti i paesi vicini. E forse non si capisce il dramma del Medio Oriente moderno se non ci si rende conto che tra la Siria e l'Iraq, soprattutto tra Damasco e Baghdad, c'è un po' il cuore della storia araba. Basta leggere ciò che rimane delle guide Lonely Planet di questi paesi per rendersi conto che alcuni dei luoghi simbolo della storia del mondo arabo si trovano tra queste due capitali, nessuna delle quali oggi è un posto per il quale penso venga più prodotta una guida Lonely Planet. Al di là delle guide, cerchiamo di capire un po' da dove deriva questo incendio. In primo luogo deriva da quelle fratture di cui parlava Arturo,
e poi anche una reazione proprio alle rivolte arabe del 2011, come si addice la tradizione storica, alle rivolte e alle rivoluzioni sono seguite le controrivoluzioni, perché ovviamente quelle rivolte scuotevano non solo un ordine interno ma un ordine regionale che era basato sul predominio di alcune autocrazie e di molte monarchie assolute. Questa è una regione del mondo, forse una delle ultime rimaste nel mondo, dove ci sono tantissime monarchie assolute e alcune monarchie che potremmo definire secondo canoni europei come costituzionali, eccetto che le costituzioni sono octroyé, come avremmo detto noi riguardo alla storia del nostro Ottocento. Queste controrivoluzioni hanno avuto due forme prevalentemente. La prima è quella assunta in Egitto, che nonostante quei fenomeni che ha descritto Arturo è a tutt'oggi forse il paese più importante della regione, questo senza far torto a nessun altro degli altri paesi, ma lo è dal punto di vista demografico e lo è anche dal punto di vista culturale, perché diciamo linguisticamente l'Egitto è un po' la Toscana del mondo arabo e gran parte della produzione culturale araba o viene dall'Egitto o proveniva dall'Egitto almeno fino a un po' di tempo fa. E qui c'è stata una forma delle controrivoluzioni. Come diceva Arturo, a seguito delle primavere arabe in alcuni paesi erano andati al potere i partiti dell'Islam politico. In Egitto si trattava della Fratellanza Musulmana e in misura minore e in un'alleanza un po' improbabile anche del partito salafita. Il presidente eletto era un presidente della Fratellanza Musulmana, il primo presidente di fatto eletto con un vero suffragio universale e delle vere elezioni multipartitiche, il presidente Morsi, che ora si trova in prigione perché è stato rovesciato da un colpo di Stato con manifestazioni popolari. Nel giugno del 2013 c'è una serie di imponenti manifestazioni popolari che poi si scoprirà essere organizzate da persone vicine ai militari, che infatti tra la fine del giugno 2013 e l'agosto del 2013 di fatto ristabiliscono un regime militare in Egitto. Ad oggi in Egitto non c'è più un Parlamento, le elezioni vengono continuamente rimandate, ci sono 22.000 persone in carcere e ci sono continui massacri degli oppositori, soprattutto degli oppositori della Fratellanza Musulmana. Nell'agosto del 2013 c'è il massacro più grande, che è quello nella piazza Rabah del Cairo, in cui vengono uccise quasi 1.000 persone. Forse avrete sentito parlare della strage di piazza Tiananmen in Cina, che ha condizionato i rapporti tra l'Occidente e la Cina per molti anni. In proporzione il massacro di Rabah, se uno lo proporziona alla popolazione egiziana, è molto più grande, perché si tratta di un massacro di circa 1.000 persone in una popolazione di 90 milioni di abitanti. E appunto segue a questo una serie di arresti e di processi anche spettacolari. Ha forse colpito l'immaginario collettivo la condanna a morte di 600 persone contemporaneamente. Questo quindi è un modello di ritorno autoritario fortemente sostenuto da alcune potenze del Golfo. Il golpe egiziano riesce anche perché il paese era in crisi economica, aveva molta difficoltà a negoziare un prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale. Una volta che viene effettuato il golpe c'è subito un assegno che è di molto più grande rispetto a quel prestito del Fondo Monetario Internazionale e che viene dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi. Stiamo parlando di assegni del valore di volta in volta di 10-12 miliardi di dollari, quindi tantissimi soldi, se pensate che le riserve nella banca centrale egiziana sono di altrettanto, quindi vuol dire che arriva tanto quanto loro hanno a disposizione. L'altra forma che assume la controrivoluzione la vediamo soprattutto in Siria, laddove in Siria comincia una rivolta assolutamente pacifica e interconfessionale, che subisce una repressione fortissima da parte del regime di Assad, regime di Assad fortemente sostenuto dall'Iran, e questa rivolta gradualmente diventa una rivolta armata. E la rivolta armata gradualmente diventa sempre meno interconfessionale, sempre meno laica e sempre più islamista. Cominciano ad emergere diversi gruppi jihadisti, in parte formati da elementi che erano stati liberati dal regime di Assad e in parte finanziata e sostenuta non solo dagli stati del Golfo, ma da una serie di uomini privati. Scusate, tutti gli uomini sono privati, di uomini d'affari
del Golfo, che in alcuni casi finanziano direttamente ed esclusivamente alcune milizie con una donazione personale. Sono questi, diciamo, li possiamo chiamare i colletti bianchi dell'estremismo religioso. Le armi vengono in gran parte dai paesi del Golfo, in misura minore da alcuni paesi europei, perché nonostante ci fosse un embargo europeo per le armi verso la Siria, alcuni paesi, e la rivelazione è di qualche giorno fa, la Francia già dal 2012 comincia a fornire delle armi ai ribelli siriani. Una parte di queste armi poi finiranno, tramite conquiste militari, ai gruppi più jihadisti e infine anche all'ISIS. La regione è in fiamme perché appunto ci sono queste controrivoluzioni, e le controrivoluzioni propugnano una soluzione, diremmo a somma zero, mentre una soluzione democratica avrebbe visto una forma di compromesso tra le diverse anime delle rivoluzioni e tra le diverse minoranze e maggioranze di cui parlava Arturo. Quella soluzione viene attuata, la soluzione inclusiva, praticamente solo in Tunisia, in tutta la regione. Nel resto della regione invece prevale, su spinta anche delle potenze regionali di cui parlavo, una soluzione a somma zero, in cui una parte della popolazione o una parte dell'elite vince e distrugge anche fisicamente l'altra parte. E ad oggi è ancora questo il disegno strategico predominante da parte delle potenze regionali, e cioè che c'è una minaccia che di volta in volta viene definita come jihadista, islamista o della fratellanza musulmana, e che questa minaccia va eliminata completamente, va sradicata, e questo è il termine che viene usato con più forza. Insieme all'elemento delle controrivoluzioni esiste l'elemento delle due grandi fratture di cui parlava Arturo, e lo vediamo in gioco nello Yemen, che appunto è qui giù nella cartina. Uno stato abbastanza importante dal punto di vista strategico, perché si trova all'imboccatura del Mar Rosso e quindi all'imboccatura del canale di Suez, che invece vedete, canale di Suez che non è solo il collegamento tra il mondo arabo e il mondo del Golfo e l'Europa, ma è dove passa una parte rilevante e la parte direi maggioritaria del commercio tra la Cina e gli Stati Uniti, che invece che passare dal Pacifico passa dal canale di Suez. Nello Yemen da ormai un mese, se non vado errato, ho perso un po' la concezione del tempo, c'è un intervento diretto da parte dell'Arabia Saudita. Sapete che l'Arabia Saudita è un paese dove prevalgono gli anziani. Adesso è cambiato il re, c'è sempre un re anziano, ma che ha fatto questa scelta innovativa di designare uno dei suoi figli più giovani, la cui età è imprecisata, ma è attorno ai 30 anni. Non vogliono forse spaventarci dicendoci che è ancora meno dei 30 anni, e questo figlio del re diventa prima ministro della difesa e poi terzo nella linea di successione al trono, ed è in questo giovane uomo che adesso è in mano l'offensiva in Yemen, un'offensiva che si dirige soprattutto contro gli Houthi, forse ne avete sentito parlare in televisione, che è un gruppo abbastanza particolare in Medio Oriente. Noi italiani abbiamo inventato il partito personale, gli Houthi hanno inventato il partito personale armato, nel senso che si chiamano Houthi perché Houthi è il cognome del fondatore e oggi il capo degli Houthi è il figlio del fondatore. Si tratta di un gruppo armato che difende la minoranza sciita dello Yemen. Non vi racconto tutta la guerra civile yemenita, perché altrimenti prenderei tutto il mio tempo. Fatto sta che l'intervento saudita avviene in una congiuntura internazionale abbastanza importante. Avviene nella stessa settimana in cui gli Stati Uniti stanno per firmare un preaccordo nucleare con l'Iran, e avviene in Yemen perché questi Houthi vengono considerati come degli alleati iraniani, quindi si colpisce l'Iran in Yemen per mandare un segnale a tutta la regione che nonostante quell'accordo nucleare si continuerà a combattere la battaglia contro la grande potenza sciita. Ora, il problema per i sauditi è che questa offensiva militare non sta andando bene, ha delle conseguenze umanitarie devastanti, sulle quali non mi dilungo perché ve le potete facilmente immaginare. Conseguenze militari è che in questa lotta contro gli Houthi, potenza sciita, i sauditi sono in un'alleanza di fatto con Al-Qaeda,
con l'Al-Qaeda locale, la stessa che si è resa responsabile degli attacchi in Francia, e in questa alleanza informale Al-Qaeda controlla i territori più grandi di quelli che controllava prima in Yemen, senza che in realtà ci sia alcuna avanzata militare da parte saudita, anzi gli Houthi controllano un territorio sempre più vasto dello Yemen. Questo Medio Oriente in fiamma è un Medio Oriente che possiamo definire veramente post-americano, perché in tutta questa descrizione che vi ho fatto dello Yemen, infatti, gli Stati Uniti sono solo in fondo. L'idea di attaccare in Yemen è un'idea saudita, se pensate invece a quasi tutte le altre guerre che hanno interessato la regione negli ultimi anni, l'iniziativa occidentale qui non c'è, anzi l'iniziativa occidentale è di appoggiare a posteriori l'offensiva saudita con una serie di risoluzioni e anche con una serie di ingenti forniture di armi. Gli americani sono in difficoltà anche per un altro elemento, perché c'è un'alleanza implicita tra i loro alleati e tra i nostri alleati, un'alleanza che è implicita perché è un'alleanza che veramente non si può dire, è l'alleanza tra lo Stato ebraico, lo Stato di Israele e le grandi potenze sunnite, in chiave anti-iraniana, quindi contro quell'accordo che l'amministrazione Obama vuole così fortemente. L'effetto immediato di questa alleanza implicita tra Israele e le potenze del Golfo è non solo la creazione di un fronte anti-iraniano, ma anche l'eclisse della questione palestinese, perché questa alleanza avviene nonostante i due soggetti, Israele e il mondo arabo, abbiano una visione diversa della questione palestinese, ma che evidentemente è meno importante di quanto non sia la lotta contro l'Iran. Da questo quadro iniziale dovrebbe apparire abbastanza evidente che forse quando parliamo di scontro religioso, di politiche identitarie, dovremmo metterci un bel punto interrogativo accanto. E anche quando parliamo di scontro di potere o scontro di potenze, è meglio stare ai punti interrogativi per spiegare la regione di oggi, la regione nello stato in cui è oggi, perché veramente facciamo ancora fatica a interpretarle e a capire cosa sta succedendo, e succede una cosa imprevista dopo l'altra. Questo la rende interessante, ma la rende anche estremamente drammatico, perché ci pone di fronte a delle sfide enormi. Si è parlato di recente in Italia, molto spesso a sproposito, del tema degli immigrati o dei migranti attraverso il Mediterraneo. In realtà si tratta in gran parte di richiedenti asilo, e in gran parte richiedenti asilo che provengono da uno di questi conflitti di cui vi ho parlato. Pensate solo che la guerra civile siriana ha creato tra i 7 e i 10 milioni di rifugiati e di sfollati su una popolazione di 20 milioni, una tragedia di proporzioni vaste quasi quanto quelle di cui ha fatto esperienza l'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Teniamoci i punti interrogativi e cerchiamo di portare rispetto alla regione, senza usare termini tipo le tribù per dire questi sono tutti dei selvaggi che non sono civili come noi Europa, anche perché diciamo, sulla civiltà europea forse è lecito avere dei dubbi negli ultimi anni. Ci sono invece delle dinamiche regionali che abbiamo cercato di descrivere fin qui, e ci sono anche ovviamente delle responsabilità occidentali. E qui vengo al secondo punto e anche alla seconda cartina. Vediamo come ci arriviamo alla seconda cartina. Questa. No, scusate. Chiudi questa, no? Chiudo questa? Sì. No, perché? Ah, ecco. Oh. Bene, qui è diciamo una cartina di un paese che vi dovrebbe essere familiare, perché se ne è parlato abbastanza negli ultimi anni, e forse non abbastanza, perché è un paese nel quale noi abbiamo responsabilità e un ruolo storico importante, di cui spesso noi italiani veniamo a conoscenza solo se facciamo l'università e solo se facciamo determinati corsi di storia. Ve ne volevo parlare a proposito dell'equilibrio tra dinamiche regionali e responsabilità occidentali. Si sente dire spesso, e lo sento dire anche quelle poche volte sfortunate in cui ascolto la televisione italiana, dovevamo tenerci Gheddafi, abbiamo fatto male a rovesciare Gheddafi. Un po' come se tutto dipendesse da noi lì, no? Noi decidiamo chi governa là, noi siamo responsabili se lì adesso è un casino, siamo noi che avremmo deciso se Gheddafi rimaneva lì e non invece gli abitanti locali. Un po' di
due elementi di storia recente. Prima di tutto, l'intervento internazionale in Libia del 2011 non è solo un intervento della NATO, non è solo un intervento occidentale, ma è un intervento su forte impulso della Lega Araba e nel quale anche dal punto di vista militare due grandi potenze regionali e piccoli stati dal punto di vista della popolazione hanno giocato un ruolo importantissimo, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. Il Qatar ha giocato un ruolo non solo militare ma anche di propaganda, perché la televisione Al Jazeera ha svolto un ruolo fondamentale nel propagarsi di tutte le rivolte, ma anche della rivolta libica. La televisione del Qatar ha anche fornito una versione dei fatti che poi in realtà è stata smentita dalle indagini più approfondite, che mostrava un tipo di massacri che poi si è rivelato non esistere. Nel 2011 si forma questa coalizione e si forma sulla base di un principio di diritto internazionale abbastanza nuovo ma molto importante, che è quello della responsabilità di proteggere, la responsibility to protect, che in realtà viene per la prima volta realizzato in Libia con la risoluzione dell'ONU 1973, che non è del 1973, il numero è 1973, in cui si autorizza l'uso della forza da parte della NATO e della Lega Araba per proteggere la popolazione civile, nello specifico la popolazione civile di Bengasi, contro i massacri che avrebbe compiuto il dittatore Gheddafi. Quindi era un'autorizzazione solo a proteggere la popolazione civile, a proteggerla attraverso l'istituzione di una no-fly zone. Gradualmente, ma molto rapidamente, quelle potenze arabe di cui vi parlavo cercano di realizzare, anche grazie a una certa sponda europea, un altro disegno, cioè quello del rovesciamento del regime di Gheddafi. La giustificazione che si dà è che se si vuole proteggere la popolazione civile bisogna eliminare colui il quale minaccia la popolazione civile. Si arriva al rovesciamento di Gheddafi nell'arco di meno di un anno, a ottobre del 2011, e qui c'è un'altra imprecisione nel dibattito pubblico. A quel punto, secondo il luogo comune, la NATO abbandona la Libia. In realtà non è così. Prima di tutto, la risoluzione 1973 non autorizzava la presenza di forze di occupazione straniere nel paese, quindi sarebbe stato illegale se la NATO fosse entrata in Libia in quel momento. Ci poteva entrare solo su richiesta del governo libico, e qui viene un secondo punto: il governo libico post Gheddafi chiede esplicitamente alla NATO di non intervenire in Libia e di tenersi fuori. Questo per un evidente motivo, perché c'era ancora molto fresco il ricordo dell'Iraq, quando si dice che la NATO doveva rimanere, ricordiamoci che cosa è successo quando le truppe occidentali sono rimaste sul terreno in Iraq. Quella leadership post-rivoluzionaria, se la vogliamo chiamare così, fa una scelta abbastanza importante, cioè siccome nel frattempo si squaglia come neve al sole, anche se diciamo qua di neve ce n'è poca, l'apparato di sicurezza di Gheddafi, e serve qualcuno che mantenga la sicurezza perché appunto si è detto alla NATO di partire, questo compito viene affidato alle cosiddette milizie rivoluzionarie, che erano un arcipelago di decine di milizie prevalentemente a base locale, prevalentemente formate da civili. A queste milizie viene dato anche un salario governativo che continuano a ricevere a tutt'oggi, e la guerra di oggi è la guerra tra i vincitori della guerra del 2011, tra le varie anime della rivoluzione contro Gheddafi, quasi tutte riceventi ancora oggi un salario governativo da parte di ciò che rimane del governo libico. Come si arriva quindi alla guerra di oggi in Libia? Anche qui cerco di fare una storia breve perché altrimenti stiamo qui alcune ore, ma la Libia sente gli effetti di quel golpe egiziano di cui vi parlavo prima. Va al potere il generale al-Sisi in Egitto nel luglio del 2013, la guerra civile in Libia scoppia meno di un anno prima, e esattamente un anno fa, il 19 maggio del 2014, il generale Khalifa Haftar, un ex generale di Gheddafi che poi lo aveva tradito, dichiara un'insurrezione a Bengasi per combattere contro le forze islamiste, sostanzialmente con un progetto analogo a quello di al-Sisi, ma in una situazione in cui, anche volendo fare un colpo di Stato, manca lo Stato e quindi il progetto è un po' più complicato da realizzare. Il risultato è che oggi nel paese ci sono due governi, uno riconosciuto dalla comunità internazionale a Tobruk, un altro non riconosciuto dalla comunità internazionale a Tripoli. A questi due governi corrispondono due coalizioni che però in realtà rappresentano circa 200 diversi gruppi armati, in cui spesso
la linea di comando non è assolutamente chiara, in cui le linee identitarie e politiche sono assolutamente irrilevanti, e in cui l'elemento di conquista dello Stato e del tesoro dello Stato libico è invece predominante, tant'è vero che la maggior parte delle battaglie avvengono o attorno ai centri del potere oppure attorno ai campi petroliferi. Il risultato di questa situazione è che si passa da un regime autoritario nel 2011 a una decentralizzazione dell'autoritarismo, e cioè ogni milizia si comporta nel suo piccolo come si comportava il regime di Gheddafi. Quindi, come il regime di Gheddafi aveva le sue prigioni, ogni milizia ha la sua prigione dove tortura e uccide i suoi oppositori. Pensate che una delle cose più frequenti che vengono dette sulle primavere arabe, che sono le primavere dei social network, oggi purtroppo in Libia i social network hanno una funzione terribile, che è quella di fungere da liste di proscrizione per le persone che devono essere uccise. Cioè vengono pubblicati i nomi su Facebook indicandoli o come islamisti o come servi dell'ex regime, e quelle persone spesso non arrivano a sera. Ritornando al tema principale concludendo, che ruolo abbiamo noi in tutto questo? Il primo ruolo è che noi armiamo quelli che armano i libici. Le armi che ci sono oggi in Libia sono in parte eredità delle armi del regime di Gheddafi, che erano in gran parte armi italiane, e sono anche armi che arrivano un po' da tutta la regione, soprattutto dall'Egitto e dagli Emirati Arabi. Cosa facciamo noi con l'Egitto e gli Emirati Arabi? Agli Emirati Arabi abbiamo venduto all'Italia, e qua in Toscana, per esempio, Piaggio Aerospace, che produce droni, è di proprietà del Fondo Sovrano degli Emirati Arabi, che ha come capo il principe ereditario degli Emirati Arabi. Con l'Egitto abbiamo un patto politico molto forte. Pensate che è il paese non europeo dove Renzi è stato più spesso dalla scorsa estate. Renzi è stato l'unico primo ministro europeo a partecipare alla grande conferenza economica del regime egiziano a Sharm el Sheikh, e ogni volta che Renzi e Sisi si incontrano per parlare di Libia, la dichiarazione inizia sempre con "siamo d'accordo, siamo sulla stessa pagina sulla Libia". E concludendo le conclusioni, quindi è tutta colpa nostra o non è per niente colpa nostra? Pensando al Medio Oriente che ha descritto Arturo, il Medio Oriente diciamo degli anni 50, degli anni 70, ma anche al Medio Oriente del 2003, cioè quello della guerra in Iraq, si può dire che i rapporti di forza si siano invertiti tra l'Occidente e le potenze regionali. Se nella guerra in Iraq era l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, a decidere quando c'era la guerra e dove c'era la guerra, e poi le potenze regionali dovevano più o meno adattarsi, adesso, come il caso dello Yemen o della Libia, sono le potenze regionali che decidono quando c'è la guerra, e poi è l'Occidente che si deve adattare. In tutto questo c'è una via d'uscita per noi, che sia allo stesso tempo realistica e civile? E questa, secondo me, è la domanda che ci dobbiamo porre, perché spesso si tende a pensare che per avere un po' di stabilità dobbiamo abbandonare un po' i nostri principi, e che per avere un po' di stabilità nel Mediterraneo dobbiamo affidarci agli uomini forti. In realtà, se guardiamo alla storia di tutti questi paesi, sono stati proprio gli uomini forti a creare le condizioni per l'attuale incendio, lasciando dei paesi molto divisi, con molte armi e senza nessuna società civile, e quindi senza nessuno che fosse in grado di governare il paese dopo. E in realtà, se guardiamo ai paesi più stabili della regione, sono anche quelli che sono un pochino più, non dico democratici, ma leggermente inclusivi. Quindi c'è una possibilità di riconciliare i nostri principi, cioè la democrazia, con la stabilità della regione, ma è una possibilità che in questo momento non possiamo realizzare, perché non siamo noi europei e non sono neanche quegli arabi che hanno cominciato le rivolte nel 2011 a decidere cosa succede in Medio Oriente. Quello che succede in Medio Oriente viene deciso oggi tra Riyadh, il Cairo e Dubai, non viene deciso né a Parigi, né a Roma, né a Berlino, nonostante noi vogliamo illuderci di questo. Però quello che possiamo fare è essere pronti per quando queste potenze raggiungeranno il momento della consapevolezza del fatto di essersi cacciate in un grosso buco, soprattutto in Yemen, e di non essere in grado di uscire senza il nostro aiuto. Allora, in quel momento sarà importante che il nostro aiuto a uscire da quel buco sia condizionato a un cambiamento di politica nella regione e non alla perpetuazione di questo status quo, che evidentemente non regge. Sì, perfetto.
Perfetto, ringrazio i nostri relatori. Adesso abbiamo del tempo, direi parecchio tempo per delle domande, quindi vi inviterei a farvi avanti, direi di raccogliere un 3-4 domande alla volta che poi i nostri relatori potranno soddisfare. Quindi appunto se qualcuno ha già qualcosa che vuole chiedere, si faccia avanti. Altrimenti, per rompere il ghiaccio, cerco di chiedere qualcosa io per cominciare. Intanto, se qualcuno di voi intanto alza la mano, appunto, passerò il microfono. Sì, a me interessava in particolare chiedere di approfondire questo aspetto che è stato accennato più volte, di quello che può essere chiaramente il ruolo dell'Occidente, diciamo, in questo quadro. Si è spento il proiettore, forse non serve più. Il ruolo dell'Occidente è in particolare una riflessione quindi su quali sono le politiche che l'Unione Europea in quanto tale, diciamo, a prescindere dalle politiche dei singoli stati, se l'Unione Europea ha modo e ha una linea politica che sta cercando di applicare, di attuare in questo contesto, e d'altra parte qual è invece la linea statunitense, perché se l'attuale, il recente accordo sul nucleare iraniano, che è un accordo credo abbastanza epocale, perché in qualche modo ricuce, almeno in parte, uno strappo che andava avanti dalla rivoluzione comunista tra gli Stati Uniti e l'Iran, se appunto questo accordo vada letto come un tentativo di inserirsi in logiche regionali, e se appunto il tentativo di trovare forse un altro appoggio, di far emergere un'ulteriore potenza leader nell'area, appunto, che non sia una di quelle tre di cui abbiamo parlato, sia appunto da leggere anche come un tentativo di reazione a questo incendio che al momento ci è sfuggito di mano, diciamo, se sta a noi chiaramente tentare di contribuire a estinguerlo. Anzi, ci sono due domande, magari cominciamo. Forse però già se cominciamo a rispondere alle due domande, no, ne prendiamo di più? Va bene, si piace. Ora me le devo scrivere, sì. Ah, sì. No, va bene. Faccio una ragazza lì e poi la porta del padre. Visto che ha citato Al Jazeera e quindi dunque tutto il discorso dell'informazione pubblica che viene dal Medio Oriente, le volevo chiedere un po' anche a tutti e due di approfondire un po' la questione e chiederle secondo lei quanto veramente abbia peso l'informazione, la nuova informazione appunto di Al Jazeera che viene non occidentale, che però guardate a livello mondiale, che peso possa avere anche in Occidente. E a chi lo posso? Ma mi collego alla conclusione che ha fatto lei, e la mia domanda è provocatoria, cioè cosa ci fa pensare che queste popolazioni effettivamente in qualche modo ricercano la democrazia, se la democrazia che noi crediamo di avere nei nostri paesi sia anche in qualche modo compatibile con, diciamo così, la cultura e la storia di quei paesi lì. Forse sì, se no. Inizio io? Sì. Allora, se c'è una politica europea di fronte a tutto questo, no? La risposta è sempre facile. Spesso però quando non c'è una politica europea ci sono delle politiche nazionali. In realtà c'è una convergenza da parte dei grandi paesi europei dell'Europa occidentale su questo tema, ed è quella della sudditanza e subalternità alle strategie del Golfo, che viene dettata dalle condizioni economiche. Cioè noi ci siamo autoindotti con le politiche di austerità una condizione di crisi economica in Europa, e la risposta di fatto è nel cercare di attrarre investimenti da fuori dell'Europa, investimenti che in parte provengono anche dal Golfo, e quindi le nostre economie, per questa serie di scelte che appunto sono scelte precise, devono fare affidamento su forti investimenti da parte del Golfo. Vi ho citato l'Alitalia e Piaggio Aerospace perché sono i più semplici, ma pensate semplicemente al fatto che il fondo sovrano degli Emirati è di 700 miliardi di dollari, cioè più o meno un terzo del nostro debito pubblico. Quindi se riusciamo a trarne una particina anche solo per fare un po' di investimenti in Italia e in Europa, non sarebbe male. Ora il problema è questo: ha senso continuare a non spegnere l'incendio scatenato da questi stessi soggetti, non nel nostro vicinato, ma proprio sul nostro davanzale,
in nome di quegli interessi commerciali. Beh, il problema è se c'è un'analisi europea sul fatto che questo gioco a somma zero dello sradicamento di alcune componenti del mondo islamico da parte di questi soggetti armati può funzionare o meno. In alcune capitali europee si è veramente convinti che la soluzione ad alcune di queste crisi che vi ho elencato prima sia una soluzione armata, poi nei fatti. Qual è la soluzione alla Siria? La soluzione alla Siria è armare i ribelli siriani, che siano islamisti o meno, per sconfiggere Assad, perché il problema della Siria è Assad. E questa è per ora l'unica strategia in campo. È una strategia che uno potrebbe dire: ma non ha vinto? Beh, la risposta di chi sostiene questa strategia è che non ha vinto perché non l'abbiamo perseguita fino in fondo, non abbiamo dato abbastanza sostegno a quelle forze. Gli americani hanno una linea diversa in parte, e qui potrebbe essere, diciamo, il tema di un'altra conferenza, cioè che cos'è la politica estera americana oggi e chi la fa, perché c'è una politica estera che viene fatta dalla Casa Bianca e ce n'è una che viene fatta dal Congresso. Se fosse per il Congresso americano, l'accordo con l'Iran non si sarebbe fatto, e aspettiamo di darlo per fatto quell'accordo, perché il grande tema lì è se il Congresso americano permette poi di togliere le sanzioni contro l'Iran, e come poi risponde l'Iran rispetto a quello. Ma la strategia dell'amministrazione Obama era quella di arrivare ad un accordo che portasse l'Iran il più lontano possibile dalla soglia per la produzione di una bomba atomica, e che questo accordo permettesse anche di ridisegnare nuovi equilibri regionali in cui, per la soluzione di alcune crisi, si cooperava almeno implicitamente con l'Iran. Questo già succede in parte, però è molto implicito, nel senso che i raid aerei sull'Iraq contro lo Stato Islamico vengono coordinati dal governo iracheno tra gli iraniani e gli americani, quindi il coordinamento c'è già. E se guardiamo agli interessi concreti, ci sono molti più interessi concreti fatti dall'Iran a favore dell'Occidente di quanto non lo facciano queste potenze del Golfo. Questo ve lo dice uno che non è filo iraniano, ma diciamo analisi semplice di quello che succede. Il peso dell'informazione, sì, c'è, però attenzione a non essere dietro la curva, come direbbero gli inglesi, cioè a non stare a quello che è successo 5 anni fa in un mondo che oggi non c'è già più. Al Jazeera ha avuto un grande successo fino a qualche anno fa, poi, proprio perché è stata oggetto di diversi attacchi, vi ricorderete forse il caso dei 3 giornalisti di Al Jazeera arrestati dal regime egiziano, anche attacchi alla sua credibilità, e in parte anche perché sono emerse altre TV, altri soggetti dell'informazione, Al Jazeera è crollata in termini di ascolti, da circa 30 milioni di ascoltatori nel mondo arabo oggi 6-7, che è ancora una cifra ragguardevole, ma comunque molto più bassa. Oggi è un panorama dell'informazione molto più frammentato, molto meno affidabile perché molto più polarizzato, e che proprio per questo alimenta a sua volta la violenza invece che alimentare un dibattito onesto su quello che succede. Su democrazia e Islam, questo è un altro tema su cui si potrebbe fare un'altra discussione. Sul fatto che ci siano grandi elementi nella regione che volessero uno sviluppo democratico, secondo me è innegabile, nel senso ci sono decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone che sono fatte ammazzare per avere delle riforme democratiche in diversi paesi, non soltanto in Siria, e oggi ovviamente non ci sono più perché sono morte, e quindi chi porta avanti quelle battaglie? Certo non loro, certo non le decine di migliaia di persone che sono state arrestate, o i milioni che sono oggi rifugiati da qualche parte o nel mondo arabo o in Europa. E quindi è stato ammazzato l'attore che doveva portare avanti quelle riforme democratiche. Io non sono convinto che il problema sia il rapporto tra democrazia e Islam, altrimenti non avremmo la democrazia né in India né in Indonesia, che sono due grandi paesi islamici. Il problema è il rapporto di forze che c'è nel mondo arabo-islamico, nel quale, anche grazie a un'alleanza che dura quasi da un secolo con l'Occidente, alcune monarchie assolute hanno un ruolo molto importante e hanno dimostrato negli ultimi 4 anni di essere in grado di cancellare quasi completamente ogni tentativo di democratizzazione in quella regione. Ah.
Ma non ho molto da aggiungere in realtà, sì, sono d'accordo su tutta la linea, che forse non saremo amici altrimenti. È chiaro che la questione del nucleare è fondamentale, perché gli Stati Uniti volevano comunque tirare l'Iran dentro la partita, perché altrimenti la Siria e l'Iraq non si sarebbero risolti senza un coinvolgimento politico iraniano, ma anche fondamentalmente militare, perché se serviva qualcuno che andasse sul campo a combattere l'ISIS, beh, c'è un'armata che è solamente strutturata, e che quella iraniana, cioè i responsabili sul campo in Iraq contro l'ISIS sono comunque iraniani, e quindi l'Iran ha chiaramente chiesto una contropartita, e quello è il blocco delle lo sblocco delle sanzioni. Ma anche qui vediamo, perché appunto entro giugno se non arriverà a arrivare ai dettagli, l'Iran preme perché le sanzioni vengono tolte immediatamente, e su questo è un grande punto interrogativo. E sui media sì, sono anche lì d'accordo. È interessante, credo che la partita fra Al Jazeera, Qatar e l'Arabia, Arabia Saudita, è interessante, perché le due televisioni in qualche modo fatto un po' una politica estera da parte dei due governi, e visto che Qatar e Arabia Saudita hanno due grandi differenze, perché il Qatar comunque è pro-fratellanza musulmana, e l'Arabia Saudita è terrorizzata dai fratelli musulmani, perché l'Arabia Saudita non vuole chiaramente le elezioni, e ecco perché sostiene i Salafiti e sostiene fondamentalmente il governo di Sisi, che ha schiacciato i fratelli musulmani. Quindi le televisioni vanno anche un po' lette in chiave di, come dire, braccio culturale come politica estera da parte dei paesi, ma ce ne sono tante televisioni, insomma, Al-Manar, la televisione di Hezbollah, che peraltro viene ascoltata anche in Palestina, anche dai cristiani, quindi le televisioni hanno, i tanti canali televisivi hanno un loro ruolo, perché comunque i satelliti hanno chiaramente la possibilità di far arrivare voci anche in paesi più problematici. E per chiudere, l'idea dell'eccezionalismo del Medio Oriente, poi chiaramente dipende da dove si sta sostanzialmente, quindi se io fossi un no-con americano crederei in questo, quindi il Medio Oriente non ha alcuna chance, e amen, per cui meglio fondamentalmente la stabilità che ci procurano gli uomini forti. È, noi non siamo lì, né io né Mattia direi, quindi non crediamo nel mito dell'eccezionalità del Medio Oriente. Il Medio Oriente è una regione che tra vicende, diciamo, pubbliche e private, coloniali e non coloniali, ha un certo ritardo in termini democratici, però la Tunisia, il Libano e tutta una serie di altre esperienze, in fondo anche la Palestina, nonostante le sue vicende drammatiche, ha comunque una serie di partiti e di, come dire, dibattito interno, quindi esiste tutta una serie di elementi democratici. È chiaro che ogni qualvolta il tentativo c'è e arriva alla scure, è anche complicato poi far sì che quella democrazia si giochi autonomamente la propria partita, e quindi si arrivi poi verso ulteriori processi democratici. Certo, però un processo, diciamo così, culturale interno del paese che porta alla democrazia, e più volte abbiamo visto come alcuni paesi occidentali, utilizzando la scusa della democrazia, forse in qualche modo, più che pensare a questi processi interni, ovviamente, come avete detto, hanno altri interessi, no? Quindi spesso voglio dire, quando noi diciamo aiuteremo questi processi democratici, è difficile da qui valutare quando c'è questa maturità, questa consapevolezza. Cioè, possiamo parlare di Medio Oriente, possiamo parlare della Russia e di altri paesi. Cioè, quando parliamo di, ci sono state una manifestazione con 10.000 persone, per carità, quelle persone giustamente manifestano e si spera siano consapevoli, ma un paese non è fatto di 10.000 persone, no? Quando noi vediamo le proteste in Russia, no? E diciamo c'è un movimento democratico, per carità, giusto che sia, ma noi dobbiamo vedere non solo San Pietroburgo e Russia, ma la Russia e tant'altro, e la stessa cosa vale anche in questi paesi qui. Quindi quando noi parliamo anche noi dobbiamo aiutare i processi democratici, dobbiamo riflettere prima noi su cosa significa aiutare questi processi democratici, no? Senza dire quando ci sarà bisogno, ora non mi ricordo bene quelle parole che ha usato lei nella conclusione, ma insomma, quindi io farei attenzione, o comunque vorrei evitare di dire aiutiamo la democrazia in questi paesi, per carità, decidiamo prima noi così fa democrazia, quale può essere, diciamo così, le forme di aiuto, ma soprattutto capiamo anche il livello di maturità e di consapevolezza da parte delle persone, perché spesso possiamo succedere che quando noi alimentiamo alcuni partiti, vediamo che poi questi partiti ovviamente hanno degli sviluppi molto più, diciamo così, inaspettati per noi occidentali, come mettiamolo in questa maniera. Ora, non so se sono stato chiaro. Sì, spero di aver capito. Sono d'accordo sul fatto che appunto oltre 10.000
in piazza per la democrazia, poi c'è un paese profondo che invece sostiene i processi autoritari, ed è stato così per esempio in Egitto, cioè che c'era una parte del paese profondo che era stanco delle manifestazioni, che era stanco dei disordini, voleva tornare a lavorare. Questa è una roba che è successa in Egitto come è successa in tanti paesi europei. Negli Stati Uniti è successo tante volte. Quanto la soluzione sostenuta da queste maggioranze silenziose poi sia efficace nel riportare la stabilità, beh, questo lo dirà la storia. Quello che possiamo dire è che l'Egitto, da quando c'è stato il colpo di Stato, è un paese più insicuro di quando di quanto non sia stato in quei brevi mesi di più o meno democrazia. Il numero di attentati in Egitto cresce esponenzialmente ogni giorno, nonostante la stampa italiana non ne parli assolutamente, e il livello di violenza nel paese aumenta molto. La radicalizzazione di quelli che prima sostenevano partiti islamisti che volevano partecipare alle elezioni, anche quella cresce. Immaginate che cosa può pensare un giovane membro della Fratellanza Musulmana Egiziana che magari è scampato a uno dei vari massacri, che adesso si trova in carcere e che magari ha come vicino di cella un jihadista. Diciamo che non mi è difficile pensare come uscirà dalla prigione, semmai uscirà dalla prigione. Quello su cui starei attento è legare la questione della democrazia alla questione della consapevolezza e della maturità. Nessuno è mai abbastanza maturo per la democrazia, e noi italiani dovremmo essere i primi a esserne consci. Io sono sempre convinto che si impara a nuotare buttandosi nel mare, non stando fuori aspettando di essere pronti a nuotare. Non sono sicuro che noi, anche 70 anni dopo la nostra Costituzione, siamo pronti ad avere un processo democratico maturo, ma sicuramente lo siamo diventati di più, e lo siamo diventati gradualmente, avendo una democrazia, avendo una Costituzione che era una Costituzione approvata anche da forze che facevano riferimento, sto parlando del PC, a forze internazionali che non erano a favore della democrazia. Forze che hanno riconosciuto in un punto chiave della discussione costituente, qui vengo a un altro nodo perché immagino che poi ne parleremo, cioè il rapporto tra democrazia e religione. Se abbiamo avuto una democrazia più o meno stabile in questo paese, anche perché a un certo punto delle forze hanno inaspettatamente deciso di accettare che la religione avesse un certo ruolo nel nostro paese, un ruolo che magari io e Arturo non condividiamo, ma che è stato importante nel portare quelle maggioranze silenziose di cui parlavi te prima a sostegno del progetto democratico e non fuori dal progetto democratico come era stato prima del fascismo. Allora, secondo me, senza fare analogie che ovviamente non reggono perché stiamo parlando di tempi e paesi diversi, però il tema di che posto diamo alla religione anche dentro un regime democratico, secondo me, esiste, e pensarlo in alternativa forse non ci aiuta. E pensare che comunque anche un processo democratico è figlio del suo tempo e del suo contesto, e che forse un compromesso con quelle forze bisogna comunque trovarlo, altrimenti la soluzione è la guerra, beh, forse dobbiamo cominciare a ragionarlo anche noi, ma non perché dobbiamo noi trovare la soluzione al mondo arabo, ma perché quel problema ce l'abbiamo in Europa. E allora pensare che la risposta ai fondamentalismi sia il fondamentalismo laicista, che nega quel problema e anzi nega anche la possibilità di avere un'identità di quel tipo, secondo me è un'ipotesi perdente. Siccome finora abbiamo sempre parlato della posizione del mondo occidentale, del ruolo del mondo occidentale nei processi, io vorrei chiedervi di approfondire un po' sul ruolo e la posizione della Russia, di Cina, di India e gli altri attori grandi della regione. Grazie. Lasciamo magari il deflusso dei... Adesso è acceso? Dovrebbe essere acceso. Dunque, volevo chiedere... Devo alzare? Sì. Ah, più forte, va bene. Volevo chiedere... perché proprio il 2011 per questi movimenti così forti? E poi abbiamo visto che da quel momento in poi, soprattutto negli ultimissimi tempi, c'è un passaggio di, potremmo dire, forze umane tra
per passatemi il termine, tra noi e loro. Una cosa che mi sembra come fosse il 500, perché nel 500 c'era un passaggio tra forze cristiane che andavano, i famosi rinnegati, nell'impero ottomano. Adesso credo che l'analogia sia parecchio azzardata, però il passaggio, il flusso è in quella direzione. Come è possibile interpretarlo? E poi l'ultima cosa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli americani la politica che elaborarono per appunto impedire che movimenti radicali e non democratici appunto rimanessero tali all'interno del dibattito politico europeo era il benessere economico. È possibile, attuabile, e se attuabile darebbe frutti in questi paesi una tale politica attuata da noi, cioè dall'Occidente in generale? Io volevo chiedere due cose. Una, riallacciandomi a quello che chiedeva Alexandra, a proposito delle, diciamo, potenze in gioco nella zona. Abbiamo parlato delle potenze, diciamo, regionali dal lato sud del Mediterraneo, quindi Egitto, Penisola Arabica. Volevo chiedere il ruolo della Turchia in tutto ciò, cioè soprattutto nel, diciamo, nello scenario siriano, però ovviamente non dimentichiamoci che la Turchia in quest'ultimo periodo sta, diciamo, perseguendo una politica abbastanza, diciamo, sua in un certo senso, anche difficilmente comprensibile da occhi estranei. Quindi volevo un po' chiedere un approfondimento sul possibile intervento, comunque sulla linea politica che sta perseguendo in relazione a queste questioni, cioè di democrazia, islamismo, diffusione dell'islamismo, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la Siria. E poi in secondo luogo volevo chiedere, se pensiamo a uno dei, diciamo, degli scenari che invece si è in un certo senso stabilizzato, cioè la Tunisia, che in un certo senso può essere considerata un'anomalia rispetto ad esempio alla Libia, all'Egitto, alla Siria, allo Yemen, questa anomalia in base a quali fattori va in un certo senso spiegata? Maggiore, diciamo, consuetudine di costumi democratici, o comunque una maggior democratizzazione già presente all'interno della popolazione tunisina, maggior compattezza a livello di popolazione, ovviamente la Tunisia ad esempio è molto più piccola rispetto alla Libia, quindi penso che possa presentare magari problemi di conflitti interni etnici, sociali decisamente inferiori, quindi questi, diciamo, sono i miei. Cominciate prima? No, dai, cominciate quest'anno. Tutte le faccio quelle difficili. Tutte. Dunque, inizio dalla Russia. Storicamente, tradizionalmente, l'interesse russo al Mediterraneo era cruciale, per cui l'arrivo al Mediterraneo era il grande sogno zarista, passando per la Russia sovietica ad oggi, e il legame con la Siria è tradizionale, per cui la flotta sovietica in Siria, la flotta russa in Siria è l'elemento chiave che ci fa capire l'interesse forte russo per quanto riguarda la partita e la stabilità. La garanzia che Assad rimanesse al potere ha fatto sì che anche con il legame tra Russia e Iran ha fatto sì che la Russia fosse un elemento cruciale nella partita. Dunque, per quanto riguarda, poi se mai aggiungi tu altro, per quanto riguarda le domande perché il 2011, un po' direi che ci sono quelle scintille per cui qualcosa avviene anche inspiegabilmente nel singolo momento, la catena, per cui l'Egitto è sceso in piazza è perché la Tunisia ce l'aveva fatta. E il fatto che Ben Ali, che comunque era ritenuto inattaccabile, fosse crollato è stato un grande modello, e quindi la Tunisia è stato il via l'effetto domino.
perché proprio il 2011, un po' direi con assolutità, un po' perché sono arrivate a tale maturazione tutta una serie di elementi, non ultima la questione di una siccità abbastanza forte che ha portato a un'ulteriore crisi economica, il fatto che, come volevo dire, non so se era chiaro o meno, il fatto che le politiche liberiste avessero comunque aumentato il divario economico tra famiglie, clan e una classe ristretta molto ricca con una maggioranza molto povera, come dire, era arrivata a maturazione, come dire, verso il decennio del 2000, che comunque sarà caratterizzato da tutta una serie di rivolte. James Galvin, che è un storico di UCLA, l'ha detto chiaramente, in realtà mettendo insieme tutta una serie di rivolte di soggetti, per esempio in Egitto, dalla rivolta del porto, piuttosto passando per vari scioperi, passando a tutta un'altra serie di elementi, poi si era pronti fondamentalmente. E non sono sicuro di aver capito la questione sul transnazionalismo, cioè il fatto i collegamenti nord-sud, il fatto della presenza di, immagino, una serie di come dire, di esponenti arabi in Europa, e quindi questo intendeva, cioè il fatto che ci siano una serie di come dire, di loro da noi e noi da loro, e questo che ha portato ho capito, non avevo capito, cioè la progressiva ondata di islamizzazione che ha caratterizzato l'intero Medio Oriente, sostanzialmente, Medio Oriente allargato, sì, questo sicuramente è un dato di fatto che ha a che fare, spero di essere stato chiaro, con come dire, tutto questo cambiamento dagli anni 50, 60, 70, 80, forte finanziamento da parte dei sauditi, presenza di grandi charities che hanno fornito servizi nel momento in cui, appunto, con questa progressiva liberalizzazione, lo Stato centrale socialista non era più in grado di fornire una serie di servizi, e là sono arrivati poi gli islamisti a, come dire, a fornire quello che non fornivano. E quindi stai parlando dei foreign fighters? Esatto. Oh, ecco. Ah, gli afghani, ok. Culturalmente significativo, che come può essere interpretato? Sì, gli afghani, passo a te, va bene. No, non è comunque neanche, allora mi spiace. Ah, se posso dire sugli africani una cosa io, che poi dico spesso, è chiaro che quando nell'89, come dire, finisce la partita afghana, e tutti come dire, gli afghani, cioè sono tutti quelli arrivati, indottrinati, trained e come dire, spinti, poi lasciano l'Afghanistan e tornano a casa. E a questo punto siamo tutta una serie di fronti, per esempio fronte anche nella guerra in Bosnia, arrivano una serie di ex afghani che tornano a casa e poi devono un po' reinserirsi e vanno a rimpolpare tutti i gruppi, gruppuscoli di islamismo radicale terrorista che poi insomma fanno il loro evento. Mi spiace non aver risposto, comunque questo mi sembra interessante. E, due parole su Tunisia che ti lascio, e sulla Turchia. Ma la Turchia in realtà ha tutta una chiara strategia di politica estera che ha a che fare fondamentalmente con il mancato ingresso in Europa e con la porta in faccia, come dire, non siete voi, ce ne andiamo noi, insomma, come dire, il fatto che la Turchia avesse per anni inseguito, avesse fatto tutta una serie di riforme anche funzionali, poi lo strapotere di Erdogan in termini di mettere nell'angolo militari ex garante della città, quindi tutta una serie di riforme fatte dalla Turchia comunque non ha permesso l'ingresso. A questo punto la politica estera neo-ottomana è stata quella che ha portato la Turchia a impegnarsi fortemente, a diventare centro culturale, economico, soap opere, canzoni, eccetera. Come dire, l'Egitto sicuramente è grande artefice, ma anche la Turchia che ha inondato i paesi arabi di appunto canzoni piuttosto che di soap opere che sono molto 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 apprezzate. E la Turchia ha giocato un distanziamento da Israele puntando a dialogare con la fratellanza musulmana, e così va letta la politica di avvicinamento a Hamas, di forte sostegno nei confronti di Morsi e quindi poi di problematici rapporti con Sisi e di qualche modo chiusura con la Siria. L'idea che la Turchia aveva di, come dire, problemi zero con i propri vicini, e poi purtroppo, come dire, ha dovuto scegliere a quel punto se puntare al sostegno della
casa politica, di problemizzare con Vicini o proseguire nella sua sostegno alla Fratellanza Musulmana. A questo punto ha scelto questa strategia attaccando Assad. E qua poi si apre la partita chiaramente poi dell'ISIS, perché nel momento in cui la Turchia col Qatar e l'Arabia Saudita ha cominciato a finanziare gruppi, gruppuscoli, il fronte al-Nusra e altri in funzione anti-Assad, e quando poi questi gruppuscoli non hanno retto, sostanzialmente sia in termini di armi sono passati all'ISIS, sia alcuni pezzi sono entrati nell'ISIS, e la Turchia ha forte responsabilità, frontiere, eccetera, e non entriamo. Quindi, come dire, questo in qualche modo un po' è la Turchia, non so se ho risposto. Io tanto ho questo microfono qui. Ah, scusa. Allora, peccato che la tua domanda non sia quella che avevamo capito, perché io c'ho una bella risposta. No. sui foreign fighters, diciamo, io non sono un esperto, perché gli esperti sono di solito gli esperti di terrorismo e radicalizzazione in Europa. L'esperto che mi viene in mente, di cui ti consiglio di leggere le opere, gli scritti, è Raffaello Pantucci, che è un altro dei 500.000 italiani a Londra. In breve, semplicemente sfatare un mito, e cioè che questo sia un processo religioso, lo è per una parte minuscola di queste migliaia di europei che sono andati a combattere in Siria. In Gran Bretagna poi è uscito in molte indagini che questi che andavano a combattere in Siria prima di partire compravano il Bignami dell'Islam, cioè il volume si chiama Islam for Dummies, era questo il loro ultimo acquisto su Amazon, perché appunto si vergognavano talmente tanto che non andavano a comprarlo in libreria ma se lo facevano ricapitare a casa. E questo ti dice anche il livello nostro di incomprensione del fenomeno, e non sto dicendo che io lo capisco, perché appunto lo rimando ad altri, però eviterei di pensare che è un processo unicamente di conversione religiosa. Ma da quello che vedo leggendo le biografie pubblicate praticamente ogni giorno di questi foreign fighters in Gran Bretagna, c'è un fortissimo elemento, se vogliamo, assimilabile alla noia della nostra provincia, no? Lo stesso motivo per cui poi si fa il gesto eclatante da noi in provincia, nella provincia britannica o di altri posti, diventa poi l'adesione a questi gruppi per dare un senso alla propria vita e partecipare a un'utopia, che poi sia un'utopia islamica o di altro tipo, poco importa, tant'è vero che molti di quelli che vanno a combattere poi si pentono, ma per come è fatto il sistema non c'è via d'uscita, poi una volta che sono lì non vengono fatti tornare indietro. Sulla Russia, quando prima parlavo di alleanza implicita, non ho aggiunto la Russia, perché la Russia partecipa solo ad alcune iniziative di quell'alleanza implicita tra Israele e le grandi potenze arabe, ma la Russia ha fatto di tutto per presentarsi come una grande alternativa agli Stati Uniti in termini di sostegno politico e forniture di armi. L'esempio più importante è proprio il regime egiziano di Al-Sisi. C'è stata una visita molto importante di Putin al Cairo, in cui il Cairo era piena di gigantografie di Putin che sembravano prese dall'era sovietica, e in cui sono stati firmati alcuni importanti accordi politici e militari. In fondo questi regimi hanno in comune un certo attaccamento a una visione conservatrice della società e anche dell'ordine mondiale. Perché il 2011? Un po' per i motivi che diceva Arturo, cioè scoppia la scintilla e nella regione si vede che quella scintilla ha funzionato con la caduta di Ben Ali, che lascia tutti di stucco, me compreso. L'altra spiegazione è che succede proprio perché era imprevisto. Se fosse stato previsto, siccome stiamo parlando di regimi fortemente repressivi, quella repressione avrebbe eliminato questi soggetti, mentre invece la rivolta avviene perché c'è una mobilitazione da parte di soggetti nuovi, in parte sconosciuti agli apparati di sicurezza e in parte conosciuti ma non riconosciuti come capi dell'opposizione. E in molti casi, ed è il caso dell'Egitto per esempio o della Siria, le rivolte sono rivolte anche contro l'opposizione legale o comunque riconosciuta dal regime. Il legame tra benessere e democratizzazione è un legame, anche qui un altro tema su cui potreste fare un incontro molto a lungo. Certamente l'illusione che ci possa essere un benessere senza la democrazia, un benessere nel senso benessere diffuso, in realtà è solo in parte
giustificata, nel senso che poi c'è una vasta letteratura che dimostra che non è un caso se la maggior parte dei paesi con un forte benessere sono anche democrazie. C'è poi il caso della Cina, che è una grande eccezione, ma la Cina ha anche un sistema diverso. Sulla Turchia, da aggiungere semplicemente a quello che diceva Arturo, la Turchia è stata per un momento nell'angolo, perché appunto aveva appoggiato la Fratellanza Musulmana. Nel momento in cui la Fratellanza Musulmana è stata schiacciata, la Turchia ne ha risentito, e adesso la Turchia è di nuovo all'offensiva. Ha di fatto negato un sostegno vero all'offensiva saudita in Yemen e si è offerta come mediatrice in Yemen. Ha rinsaldato il rapporto con l'Iran e ha lanciato un'offensiva militare dei ribelli di Assad in Siria in collaborazione con l'Arabia Saudita. Quindi l'uscita della Turchia dal suo isolamento è un'uscita molto spregiudicata, in cui su ogni scenario gioca una partita diversa proprio per far aumentare il suo peso. Infine, sulla Tunisia, quali fattori spiegano l'anomalia? Ce ne sono tantissimi. Io penso che siano prevalentemente fattori interni e un fattore esterno, cioè il fatto che quelle potenze conservatrici e reazionarie di cui parlavamo prima hanno un po' trascurato, per fortuna, la Tunisia, si sono concentrate su altri paesi. L'hanno un po' trascurata, non del tutto, perché il sostegno al partito che poi ha vinto le elezioni, Nida Tunes, è arrivato dagli Emirati, ma c'è stata una forte resistenza interna dei tunisini ad attuare la strategia somma zero. Una resistenza che deriva da alcune peculiarità della Tunisia. In Tunisia, al contrario per esempio della Libia, esiste ed esisteva anche sotto il regime una forte società civile, molto repressa ma esistente. Il dialogo politico tra anti-islamisti ed islamisti è stato coordinato da un quartetto di strutture di cui facevano parte associazioni della società civile, associazioni professionali, soprattutto quella degli avvocati, e poi sia i sindacati che le associazioni datoriali. Stiamo parlando di strutture che in gran parte del mondo arabo non esistono perché non erano permesse. Ed ecco qui un altro elemento importante quando si discute di democrazia, che la democrazia non è semplicemente le urne, sto dicendo the ballot box, non è soltanto mettere delle urne e fare il dito con l'inchiostro alle persone, fargli le foto, eccetera, eccetera, ma anche permettere lo sviluppo di corpi intermedi, che poi sono il sale della democrazia. La democrazia non è il governo della maggioranza, ma è, anzi, la Costituzione è il controllo che si stabilisce attraverso un testo scritto al predominio della maggioranza e alla distruzione dei diritti civili possibile grazie al predominio della maggioranza. E questo in Tunisia finora ha funzionato, ma attenzione a dare la Tunisia per data come successo, perché l'attentato del Bardo ha messo in moto tutta una serie di reazioni all'interno dello Stato profondo tunisino che portano quello Stato profondo a tornare alla riscossa, a dire: vedete cosa succede? C'è bisogno di noi, bisogna di nuovo contrastare i terroristi, e ovviamente la partita si gioca tutta sulla definizione di terroristi. Se per terrorista viene inteso qualsiasi oppositore del partito prevalente, e allora si ritorna al punto di partenza che si aveva sotto Ben Ali, sebbene oggi si abbia una costituzione e tutte quelle cose lì. Anche in Corea del Nord hanno una costituzione che stabilisce dei diritti meravigliosi e poi quei diritti sono sospesi ad libitum, e comanda chi sapete voi. E poi forse quello dicevi oggi della costituzione, come dire, passato tunisino. Sì, e poi ecco, cioè, mi suggerisce Arturo, c'è anche un elemento storico, cioè la Tunisia aveva una costituzione quando noi non ce l'avevamo, la prima costituzione del mondo arabo, la costituzione tunisina, eliminata con l'arrivo del colonialismo francese. C'è una tradizione in Tunisia che ha portato la Tunisia nel 1956 ad avere un diritto di famiglia molto più avanzato del diritto di famiglia che avevamo in Italia nel 1956. Quindi anche attenzione quando abbiamo delle posizioni di fatto orientaliste nel vedere questi paesi come inevitabilmente arretrati. Non lo sono inevitabilmente. C'è stato un processo di reazione in questi paesi che non è cominciato nel 2011, ma è cominciato molto prima, perché le élite al potere in questi paesi, e questo è il caso per esempio dell'Algeria, hanno compensato
la liberalizzazione economica e quindi la diffusione del malcontento sociale con il rafforzamento delle organizzazioni caritatevoli islamiste e il rafforzamento delle organizzazioni politiche islamiste come contrappeso alle organizzazioni di sinistra. Il diritto civile e il diritto di famiglia algerino è stato modificato in senso molto più conservatore non dagli islamisti, che poi non sono mai stati al potere in Algeria, ma dal regime algerino nei primi anni Ottanta. E questa riforma in realtà ha preparato poi il terreno per un'avanzata islamista, perché ovviamente poi una legge del genere crea dei rapporti sociali che permettono l'avanzata delle forze conservatrici. Posso fare un aggiunto sul benessere economico? Perché me l'avevo... cioè, è chiaro che l'apporto è fondamentale e questo conferma che i cosiddetti rentier state, cioè quelli del Golfo che riescono in qualche modo a sganciare nel momento in cui ci sono sollevazioni, nel momento in cui i sauditi, il Qatar, gli Emirati Arabi possono comprarsi la popolazione aumentando, come dire, le ricadute delle rendite sulla popolazione, chiaramente questo blocca poi le richieste. È chiaro che in Tunisia il fatto che la rivolta sia partita dalla periferia e poi si è arrivata al centro, quindi dal sud, dove si è povero, verso il centro, conferma che la crisi economica ha chiaramente pigiato l'acceleratore. Però in Egitto è avvenuto il contrario, cioè è stato dal centro alla periferia, cioè prima il Cairo, prima classi, la middle class è stata in piazza, ma lì perché c'è un contrasto importante fra un alto tasso di scolarità e quindi alfabetizzazione, quindi in poco caso italiano, quindi con tanti giovani comunque laureati che entrano nel mercato del lavoro e non c'è, per cui chiaramente lì il benessere economico fa sì che è parte l'aspettativa che hanno una serie di middle class di un futuro migliore, che fa sì che poi questo prema e si sommi a scioperi di altri contesti, a mancanza di libertà, autoritarismo, al senso dell'impunità e degli sprechi che poi la classe dirigente faceva. Se volete, sì. Prima si è accennato, cioè, si è accennato più volte ai finanziamenti da parte delle potenze regionali a milizie magari appunto dislocate anche in altri paesi in funzione della propria politica estera. Ecco, mi chiedevo anche rispetto a un altro problema che era stato accennato, cioè quello dei colletti bianchi, no? Dei finanziamenti che provengono da questi privati. Si è parlato, credo, se non sbaglio, in riferimento alla prima guerra del Golfo, di un ritorno a un vecchio nuovo modo di fare la guerra, cioè appunto mediato da questi personaggi, dai contractors, dai privati, e l'abbandono in un certo senso della milizia nazionale, degli eserciti, eccetera. Mi chiedevo se le modalità di reclutamento, se ci sono due modalità di reclutamento in un certo senso e di finanziamento parallele, cioè alcune attivate da queste potenze regionali e altre da questi privati che intervengono un po' come agenti appunto a sé stanti, oppure se c'è proprio invece un rapporto di mediazione del privato, del contractor rispetto ai metodi di finanziamento e reclutamento delle milizie. Io avevo una domanda per il dottor Toaldo, volevo chiedere di specificare un po' le condizioni di cui aveva parlato nella conclusione del suo intervento, che proprio in qualche modo proponeva che le potenze occidentali potessero porre alle potenze del Golfo, in questo caso all'Arabia Saudita, quando questa insomma resasi conto del vicolo cieco in cui si viene a trovare nel conflitto in Yemen, chiede il loro aiuto. Nell'intervento del professor Manzano si è accennata alla realtà istituzionale più religiosa dell'Islam, quindi all'Islam sunnita, all'Islam sciita. Ora, non so, spero che la mia domanda abbia qualche senso, ma mi interessava sapere se qual è la posizione eventualmente istituzionale a livello istituzionale della religione. Cioè le posizioni ufficiali dei vertici religiosi nella realtà medio orientale rispetto ai conflitti che ci sono in quest'area. Grazie.
Riallacciandomi alla domanda che ha fatto lui, perché il 2011, volevo sapere se in questo 2011 c'è un eco dell'Iran 2009, semplicemente questo, che dell'Iran si è parlato un po' meno. Ma dunque, parto da quest'ultima. In realtà, così detta così, è molto evocativo. È chiaro, voglio il mio voto, si scende in piazza, eccetera. È chiaro che il 2009 finisce in un bagno di sangue. E quindi direi a livello di effetto domino non c'è chiaramente. È chiaro che il coraggio dimostrato scendendo in piazza davanti a un apparato repressivo così forte può darsi che abbia influenzato. In realtà devo dire non lo so, non mi pare di aver letto nulla. Certo, è lì, come dire, è lì, però direi di no, nel senso che comunque sono contesti molto distinti, anche perché l'Iran, con tutti i suoi problemi, comunque ha un sistema duplice, che lo sa molto bene, duplice da un lato, come dire, le elezioni, dall'altro però l'aspetto come dire, del clero sciita, che comunque gestisce una parte del potere, quindi un doppio sistema. E in realtà in alcune pieghe poi nell'Iran si sono inseriti gli elementi democratici, sia nelle elezioni di Katamina in 90 che poi nelle ultime elezioni, quindi sono contesti abbastanza distinti. Non esiste, direi, nel mondo sunnita, comunque non esisteva fino alle ultime elezioni, un modello di elezioni in qualche modo anche che forse avrebbero anche potuto farcela, quindi sono direi abbastanza distanti, però poi direi Mattia, insomma, tu mi dici quello che ne pensi. E per quanto riguarda l'aspetto dei vertici, cioè, diciamo, l'Islam ha questo, non so se è vantaggio o svantaggio, di non essere, cioè di essere policentrico, e quindi così come l'ebraismo, in cui tu, ogni rabbino ha il suo, a parte, come dire, ora con il rabbinato centrale di Israele che, come dire, cerca di dire la sua su tutti gli altri, in realtà, come dire, il policentrismo nell'Islam sunnita fa sì che ogni vertice possa avere la sua. Allora, ad esempio, questo spiega perché il rettore di Al-Azhar, del Cairo, che è il grande centro come dire, della accademia della teologia sunnita, può permettersi di lanciare una fatwa forte contro l'ISIS, e contemporaneamente invece hai altrove gente che dice cose differenti. Quindi diciamo, visto che c'è questo policentrismo, non si ha un vertice che dice alla base cosa fare. Certamente però, come ho detto varie volte, continuo a ripetermi, questa grande ondata di finanziamenti dell'Arabia Saudita sta progressivamente avvantaggiando varie moschee in cui l'Islam è quello, in cui il modello è quello, che ha tanti fondi e quindi con le cerchie raggiunge popolazione. Quindi, come dire, c'è quasi un monocentrismo di fatto, per cui dai sauditi si va, ma non perché ci sia un vertice, ma perché ci sono tanti piccoli vertici, tante piccole moschee con i singoli imam che portano avanti il discorso di un certo tipo. Rapporti di forza e finanziamenti e potenza economica. Sì, assolutamente, questo è sì, assolutamente. Ti lascio rispondere alle altre? Sì, no, beh. Allora, sul finanziamento del terrore e i contractor, terrei separate le due cose, nel senso sono due questioni molto affascinanti. Non vorrei che si malinterpretasse quello che avevo detto all'inizio sui colletti bianchi, come il fatto che lo Stato Islamico vive grazie a questi finanziatori nel Golfo. I finanziatori nel Golfo hanno avuto un grosso ruolo nella nascita e nel rafforzamento di alcuni altri gruppi, per esempio di Al-Nusra, e di una serie di pulviscolari milizie islamiste che fanno parte del quadro siriano. In realtà invece lo Stato Islamico, possiamo dire in termini italiani, che si autofinanzia, e lì sta la sua natura statuale. Si autofinanzia in realtà con attività che in Italia diremmo dell'antistato, cioè con un'attività di tassazione che ha i limiti dell'estorsione, e con la gestione di una serie di traffici illeciti, alcuni di beni illegali, altri di beni legali come il petrolio, che vengono contrabbandati. Allora è evidente che
Una parte dell'azione di contrasto è quella tipica delle che si fa contro le organizzazioni mafiose, e un'altra azione di contrasto, e qui so di non essere molto popolare, è per forza di cose militari, nel senso che se loro usano determinate raffinerie per raffinare il petrolio e venderlo di contrabbando, quelle raffinerie devono essere distrutte, perché diciamo non è un soggetto che ha una sua soggettività politica per cui si intavola una trattativa. Con l'ISIS no, non, almeno nel breve periodo è abbastanza difficile. I contractor fanno parte del fenomeno della privatizzazione della guerra, hanno avuto un effetto nefasto in Iraq nell'aumentare fortemente le violazioni dei diritti umani, e che poi hanno dato luogo a un senso di rivincita anche verso l'Occidente. Io dico sempre che bisogna notare nei video che propaga l'ISIS, soprattutto rivolti all'Occidente, il fatto che le vittime hanno sempre la tuta arancione dei detenuti di Guantanamo, il fatto che lo stesso al-Baghdadi era stato prigioniero americano per molti anni, ed evidentemente oggi noi raccogliamo anche i frutti di quel fenomeno lì, ovviamente non solo i frutti del fenomeno lì, di quel fenomeno lì. Il 2011 è l'eco dell'Iran del 2009. Io tendo a pensare un po' al mondo persiano e al mondo arabo come abbastanza separati, diciamo che fanno parte di epifenomeni simili, cioè grandi manifestazioni di piazza, ma allora uno potrebbe dire anche che il grande movimento di piazza cileno è il risultato delle primavere arabe, perché si svolge, parte e decolla in contemporanea con quello, oppure che il fenomeno di Occupy Wall Street è in collegamento con quello. Temo che in realtà mi piacerebbe pensare che il 2011 sia l'eco del 2009, ma non vedo delle prove di questa cosa. Semmai vedo una linea di continuità tra la rivolta tunisina del 2011 e le rivolte algerine degli anni 80, cioè delle rivolte che partono dalle condizioni di vita, dalle condizioni sociali, e che poi si sviluppano in rivolte politiche per qualche forma di democratizzazione, che poi i frutti nell'immediato vengono raccolti da forze islamiste. Poi il parallelo si ferma là, perché lo sviluppo successivo in Tunisia, almeno per ora, è per fortuna molto diverso da quello dell'Algeria. C'era una domanda che era, mi sono scritto l'Islam europeo, la domanda non era questa, ma spero di riuscire a rispondere lo stesso, ed era quella sulle domande sulle gerarchie religiose, no? Perché mi sono scritto l'Islam europeo? Perché c'è un problema che ovviamente noi non possiamo fermare, quel fenomeno che descrive Arturo, cioè fino a che non mandiamo in bancarotta le forze wahhabite, queste continueranno a finanziare quelle scuole e quelle interpretazioni dell'Islam. E certo noi, che non siamo neanche musulmani, possiamo metterci in competizione. Il fallimento che abbiamo avuto fin qua, a parte il caso tedesco e pochissimi altri casi europei, è quello che non abbiamo aiutato lo sviluppo di teologie alternative e di interpretazioni alternative dell'Islam qui in Europa. Non sono a conoscenza, per esempio, di facoltà italiane dove in realtà si discuta e si faccia interpretazione del Corano da parte di fedeli musulmani con una certa libertà di pensiero. Forse quando discutiamo anche di libertà d'asilo, oltre a pensare a tutti i casi giustissimi della discriminazione contro gli omosessuali, contro gli attivisti politici, eccetera, eccetera, dovremmo pensare anche a offrire asilo a chi vuole fare un'interpretazione del Corano che non è per forza quella lì. Infine, mi sono lasciato per ultimo, perché la più complessa, la domanda su quando i sauditi saranno così in difficoltà in Yemen da necessitare il nostro aiuto, e questa cosa vale per lo Yemen, ma vale anche per gli egiziani in Libia. È difficile dirlo, senza voler offendere nessuno, diciamo che la guerra non è esattamente la specialità di queste potenze arabe sunnite. Un mio amico fa sempre la battuta che l'ultima vittoria dell'esercito egiziano è ai tempi di Ramses III, ed è un po' così, diciamo, è un elemento di vicinanza tra noi italiani e questi popoli, e quindi anche diciamo il momento della consapevolezza di essere in un brutto momento militare non è così immediato come sarebbe invece per degli americani o dei tedeschi, ecco. La mia paura è che si continueranno a infliggere molte sofferenze alla popolazione yemenita, che già non stava bene di suo prima, un po' sul modello siriano, utilizzando armi occidentali, perché lo scandalo degli ultimi giorni è l'utilizzo delle bombe a grappolo, che chissà chi le ha prodotte e chi le ha date l'Arabia Saudita, e che purtroppo il momento in cui ci sarà la consapevolezza di essersi ficcati in un buco dal quale non ci si riesce a uscire
e per quello dovremo aspettare un po', e che nel frattempo questo porterà non solo sofferenze, ma che quelle sofferenze poi produrranno delle altre conseguenze che ci riguardano direttamente, nel senso che appunto noi abbiamo un incendio sul nostro davanzale e non abbiamo noi l'estintore per spegnerlo, possiamo solo aspettare che chi ha picciato, che chi ha attaccato l'incendio realizzi che, diciamo, quell'incendio brucia anche la sua di casa e che quindi ci chieda il modo per azionare l'estintore. Non penso, dati gli attuali rapporti di forza e dato l'attuale posizione dell'elite europea, che possiamo sperare in niente di migliore. Non penso che l'Italia possa cambiare posizione rispetto all'Egitto, per esempio, perché non c'è un dibattito di politica estera in Italia, non ci sono i luoghi dove la politica estera alternativa dovrebbe essere elaborata e non c'è un'alternativa a chi quella politica estera in questo momento la realizza. Quindi, ahimè, temo che dovremmo continuare noi e chi sta dall'altra parte a soffrirne le conseguenze, aspettando solo che arrivi quel momento della consapevolezza ed essendo pronti per quel momento della consapevolezza. Che arrivi il momento della consapevolezza, quale sarebbe l'atteggiamento, le condizioni più opportune da richiedere da parte appunto delle potenze occidentali? Diciamo che arriverà un punto in cui il momento della consapevolezza vuol dire che ci si rende conto che la strada militare non funziona più e che non c'è nessuna strategia militare che possa funzionare, e quindi in Yemen come altrove è quello il momento in cui gli occidentali dicono: il gioco a somma zero ha fallito, noi non ti aiuteremo a realizzare il gioco a somma zero, non è che se noi gli aiutiamo militarmente tu vinci, non vincerai comunque, devi fare un accordo politico inclusivo che si muova nel senso di veramente includere tutti i soggetti, perché il fallimento della transizione yemenita è che è una transizione che ha escluso alcuni soggetti e che quei soggetti sono rientrati spaccando la finestra sostanzialmente. Questo vale per lo Yemen, vale anche per la Libia e vale per altri posti nella regione. Gli europei saranno in grado di avere di proporre un modello inclusivo alla regione nel momento in cui non riescono ad averlo al loro interno? Ne ho i forti dubbi. Diciamo, io vivo in un paese, la Gran Bretagna, dove tutta la campagna elettorale è stata sul fatto di come escludere gli scozzesi, sostanzialmente. Poveri scozzesi che in fondo, diciamo, non hanno mai ammazzato nessuno, non è, stiamo parlando di sto popolo che ha combinato chissà che disastri nel mondo. Però, voglio dire, è un problema che abbiamo anche noi dentro l'Europa, e io dico sempre che la migliore soluzione a questi problemi per noi è pensare a cosa vogliamo essere come Europa, e allora poi riusciamo ad avere anche una politica estera. Abbiamo fatto una politica di vicinato che si fondava sull'idea della deep democracy, della democrazia profonda. Andatevi a leggere quella definizione di deep democracy dell'Unione Europea, è una definizione che salta completamente il Novecento, cioè sono solo diritti civili e politici, non c'è manco un diritto sociale. Questo scritto da europei che nella maggior parte dei casi, a parte il mio paese ospite, hanno nelle loro costituzioni i diritti sociali come un elemento fondante. Perché succede questo? Perché nel contempo quei diritti sociali sono stati svuotati del loro significato dentro l'Europa, e quindi non ci stupiamo che non vengano esportati. Ma se le nostre politiche sono fallimentari nella regione è anche perché non riescono a rispondere a quel problema, cioè non riescono a rispondere al fatto che la rivolta tunisina è partita proprio da quella questione là. Forse aggiungo una nota di ottimismo, magari Mattia mi smentisce, che per certi versi gli Stati Uniti hanno capito, per quanto riguarda l'Iraq, che la sola soluzione militare non era possibile, e il tentativo di cacciare, cioè riuscito, poi hanno allontanato fondamentalmente al-Maliki, l'ex premier, inserendo questo nuovo premier Abadi, con l'idea che, come dire, reinserire, cercare di riprendersi sunniti allontanati per se non un decennio, comunque quasi un decennio, reinserire i sunniti in un gioco politico con gli sciiti potesse essere importante per eliminare progressivamente il sostegno che i sunniti hanno dato e danno all'ISIS. Quindi un barlume di speranza politica forse c'è. Certo, forse un po' tardi, dopo 10 anni, però insomma almeno l'idea comunque che la politica va accostata all'aspetto militare c'è. Poco. Se posso spegnere immediatamente questo barlume di speranza. Il problema è che l'amministrazione Obama, che nonostante tutte le critiche ha ricevuto, alcune cose le ha azzeccate e ci ha evitato i disastri che avremmo avuto con qualsiasi altra amministrazione americana, purtroppo ha una fine, come tutte le cose umane, e come per alcune cose umane ha proprio una fine definita nel tempo, che è il 20 gennaio del 2017.
e temo dai candidati che vediamo in campo, compresa Hillary Clinton, che avremo una politica americana che continuerà e riprenderà a spararsi sui piedi e a sparare anche sui nostri dei piedi, con una politica estera che loro chiamano assertive, ma che è assertive appunto nell'essere autolesionista. Temo che ci siano dei fortissimi limiti nel sistema istituzionale americano che gli impediscono di essere veramente innovativo anche in politica estera, e che nulla come l'amministrazione Obama abbia messo in luce quei limiti istituzionali, perché un'amministrazione comunque coraggiosa su alcuni punti si è vista bloccare proprio le sue mosse più coraggiose, ultima è quella appunto dell'accordo sull'Iran, ma potremmo parlare della riforma sanitaria, da un sistema che non è solo il Congresso, ma è il sistema di finanziamento del Congresso. Non vi dimenticate che quel sistema è stato cambiato durante la presidenza Obama da una sentenza della Corte Suprema, la cosiddetta sentenza Citizens United, che permette sostanzialmente finanziamenti illimitati da parte di gruppi privati e da cordate di gruppi privati, che di fatto posseggono la politica estera. Già oggi, se leggete le storie sulla campagna elettorale per le prossime presidenziali, senza che nessuno abbia messo nessuna scheda nell'urna, già ci sono vincitori e vinti determinati dalla quantità di finanziamenti. E quello è un limite fortissimo della democrazia americana, come anche delle nostre. Noi ovviamente abbiamo deciso di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti, ma questo è un altro, anche questo è un altro discorso. Magari per un paio di domande, se ci sono. Se non ci sono, ovviamente. Il microclima arabo ha annientato tutti, pare. Poi dici perché gli arabi non scendevano in piazza, voglio vedere poi questo tempo. Direi che ci possiamo fermare qui, ringraziamo chiaramente i nostri invitati per il loro contributo, speriamo magari di poterli riavere anche tra noi in futuro, e comunque di approfondire questa linea che mi è sembrata insomma utile e interessante, quindi ringraziamento a voi che siete intervenuti nonostante il clima appunto in quest'aula, e chiaramente ai nostri relatori che ringrazio ancora. Grazie a voi.